Salve a tutti. Come va? Tra l'altro, ho cercato di mettere una storia su Instagram, non è ancora pubblicata. Sto avendo problemi strani. Oh, sta zitto. Non so cosa stia succedendo. Non mi fa inviare con il telefono immagini su WhatsApp, non mi fa caricare storie. Oh. Il mio volume? Se ho un volume strano è probabile. Ditemi se c'è un volume strano. Ho avuto un altro problema oggi. Oltre a il telefono che non funziona e non carica niente, però va bene. Il volume del sottofondo della tua voce è basso. Della mia voce è basso? Anche a me non manda nulla su WhatsApp. Non lo so. A me non mi mette neanche nulla su Instagram. Per me è ok il volume. Sembra quasi ovattato. Non lo so. A quanto pare mezzo internet in manutenzione. RIP. Il volume è ok. No, è probabile che il volume fosse incasinato perché oggi il mio computer ha detto devo riavviarmi. E ho riacceso il computer e il microfono. Come la scorsa volta ho dovuto reimpostarlo, resettarlo da capo. In passato il gain era a tipo il triplo rispetto a quello che è attualmente. Però ho dovuto impostarlo in questo modo qua, se no si sentiva un casino bestia. Perché periodicamente quando spegni il computer o stacchi questo microfono qua, impazzisce. Quindi non lo so. Abbassa leggermente la musica di sottofondo e sei perfetto. È al minimo, ma possiamo provarci. Fammi vedere. Ok. Ho provato ancora un minimo, però è proprio bassissimo al momento attuale. Buongiorno, salve. Oggi andremo avanti con Zelda. Mi dispiace che la scorsa volta ho fatto la live sperando di far uscire il video il giorno dopo, dicendo che dovevo andare a editare. E sono andato ad editare, però alla fine era uscita una cosa che mi sembrava mezza e mezza, mi sembrava un po' troppo fatta veloce. E anche se ho cercato di fare la mattina, la chat si vede in ritardo, è normale. C'è sempre un minimo di latency nel tutto. E nonostante avessi editato il video, la maggior parte era in posizione, non volevo far uscire un video organizzato male, comunque con poco editing, quindi ho detto, ah, fanculo, l'ho fatto uscire un giorno dopo. Alla fine è uscito bene, secondo me. Spero vada bene come video. Oggi la chat è verde. Avete visto? La chat è verde. Non mi chiedete perché. Non capisco. Mi sembra di aver visto un sacco di tempo fa quella cazzo di impostazione, non la trovo più. Non so perché. E sono sicuro ci fosse un'impostazione del tipo vuoi cambiare il colore, rendere tutto in uno stesso, roba del genere, ma non lo so. Vediamo se il mio telefono ha iniziato a funzionare. La sub si può fare, non ancora. Devo aspettare dell'affiliazione. E l'affiliazione la posso avere finita la prossima live, in poche parole. Oh, no, c'è qualche boh, non so. Adesso c'è qualche pure nome colorato nella chat. Non mi chiedete come funziona. Non so perché. La maggior parte sono verdi completamente a caso. E adesso c'è qualche boh, non lo so. La sub cos'è? Puoi fare praticamente, è più che altro in italiano è abbonamento in realtà, in inglese è subscribe, però fa casino con il fatto che anche YouTube in realtà l'iscrizione base è subscribe e poi ci hanno aggiunto anche l'abbonamento di recente. L'abbonamento di Twitch è che te puoi praticamente supportare un creatore con 5€ se non sbaglio, ed in me di quei 5€ dovrebbe arrivare il 2,50€, 3€, 4€, non lo so, e in base, con quell'abbonamento lì hai accesso alle mie emote. Nel caso io mettessi la chat limitata soltanto ai subscriber o gli abbonati, cosa che non penso farò mai visto che non ce n'è bisogno, tu comunque puoi continuare a chattare, a scrivere nella chat. Hai a disposizione delle emote che andremo a creare appena posso crearle, perché al momento attuale non c'ho niente. Se continui ad abbonarti in modo ripetuto, hai una badge accanto al nome
che può cambiare, può evolversi e quindi ti fa capire agli altri che sei più bello, più bravo e più intelligente. In poche parole, in realtà è quello. È un, più che altro un metodo per supportare Twitch streamer, le persone che vuoi. Oggi game over? No! Oggi niente, oggi non succederà assolutamente niente di negativo. Il colore di nome rimarrà un mistero che accompagna queste live. No, devo scoprire qual è il problema. La maggior parte dei problemi finora sono riuscito a risolverli. Devo scoprire anche questo adesso. Perché non pubblichi le live sul canale principale ma su un canale secondario? Perché sul canale principale non ho tutto interesse nelle live. Non sono contenuti da canale principale. Non ci faccio niente a quelle live lì, sono semplicemente degli upload delle stesse live. E se una persona interessa a seguire live, comunque se le persone interessano a quei contenuti, non ha problemi a iscriversi a un secondo canale e seguirli lì. Se li metto sul primo, poi tra l'altro la gente farebbe fatica a quel punto a trovare i video normali. Sarebbe difficile, anche se non è difficile, però comunque causa confusione nel vedere praticamente una pagina di YouTube con due upload al giorno, dove una è una cosa da 3 ore e una cosa da 10 minuti, che ha confusione, causa problemi con le analytics del canale e non è una buona idea. C'è un sacco di motivi del perché è meglio secondo me fare un canale a parte solo per quello. Non posso cambiare la qualità. Finché non sono affiliato non potete cambiare la qualità. Che una... Capisco perché lo fanno, però che fastidio. Il mio telefono ha iniziato a funzionare? Vediamo. Adesso io sono curiosissimo di questa cosa qua, perché boh, pensavo fosse soltanto WhatsApp, adesso non mi funziona neanche qua. È tipo come se fosse impazzito e... come funziona? Questa playlist ha un buon minuto di silenzio ogni volta che finisce una canzone, ottimo. Tipo, il telefono ha smesso di avere l'upload? Oppure riavviato, non so cosa sia. Cosa ne pensi di PS Now? Ho visto il video di Player Inside su PS Now. Diciamo che quei servizi io intanto non li utilizzo quasi mai, perché non sono servizi per me. Sono servizi per le persone che vogliono giocare tanti videogiochi, c'hanno... Non sono puntigliosi come me. Perché se io comprassi quel servizio lì, lo comprerei per Bloodborne. E a quel punto basta comprare Bloodborne. Però è carino poter giocare dei giochi vecchi PS2. È un peccato che non ci siano tanti giochi vecchi PS2. Perché potrebbe essere roba più figa, però boh. È arrivato il momento di cambiare telefono. No. Non è quello. Non c'è un cazzo. Ho fatto oggi un certo punto a caso. E per il resto... Quanto è? Tipo 15 euro al mese? Che ci può stare, visto che è un servizio che ti dà un sacco di videogiochi gratis e puoi giocarli anche in streaming. Quindi più verrà upgradato, più sarà una cosa buona. Però al momento attuale non mi sembra una grande scelta. Mi sembra un po' una cacata, però. Un pochino lo è. Al momento attuale è un pochino una cagata. Non so perché mi è esploso il telefono. Un'altra persona mi ha detto in chat che anche lui non riusciva a mandare un cazzo, quindi forse non lo sono soltanto io. Anch'io speravo che un riavvio potesse risolvere i problemi di upload, ma niente. Azzurra Polimeni. Posso chiamarti Azzurra in breve? Azzurra, che cazzo succede? Non lo so. Non so cosa... Boh. Meglio Zelda o Pokémon? Dipende da quale. È troppo vago. Non aggiornava i feed di Insta? Addirittura non ti aggiorna i feed di Insta? Allora non ho idea. Internet è impazzito e non possiamo farci niente. Tradurre latino mentre c'è Graver che parla ai suoi pro e ai suoi contro. Io non sono mai riuscito... Vabbè. Non sono mai riuscito a studiare ascoltando qualcun altro che parla. Però ho tipo studiato 3 volte nella mia vita, quindi... No, all'università ho studiato. Allora, al liceo... chiamo lo studio. In quinta liceo ho studiato 24 ore in totale, se va bene. E non è un'esagerazione. Sbaglio, adesso i colori sono giusti. Io ho la chat di Twitch qua, la chat di Streamlabs qua, e la chat che compare nello stream, e la stessa persona ha 3 colori differenti del nick, quindi non credo. Hai un'intera chat a cui chiedere. È vero, è un pro di fare i compiti per il giorno dopo. Scrivi in chat, salve, cosa... Quel participio passato... Non lo so, dico una cosa a caso. Participio passato in inglese di... Non esiste il participio passato in inglese. Qual è il passato in inglese? Non lo so. Ormai ho fatto casino. Certo che puoi chiamarmi Azzurra. È perché devo
Le persone che vedo un po' più spesso in chat devo abituarmi a crearli un nome più breve. Perché ad esempio il nickname di Agege Brazorf 777 dovrei trovare una soluzione. Hola, come va? Tutto bene? Tutto bene, Agege, forse è meglio, appunto. Mi si blocca Twitch. Oh, ma oggi internet è incredibile. Cosa succede? Questa cacchio di playlist di Budokai 3 con 2 minuti di silenzio. Grazie. Quanto mi piace la soundtrack di Budokai 3. Forse perché metà è anche copiata da artisti famosi, ma vabbè. Aiei è una citazione a Alto Giovanni e Giacomo, è vero? Non è a Gege. Per me la J la leggo sempre G. Non capisco perché fino a 2 live fa si poteva cambiare qualità e adesso no. Mi lagga il microonde. Non credo sulle mie live. Sulle mie live, da quello che so, attivano la possibilità di avere differenti qualità soltanto quando diventa affiliato. Quindi non lo so. Se ti andava una volta era un bug, il che mi sembra molto strano, però vabbè. Ma buonasera, torno ora dall'esame. Sono ufficialmente una cuoca da oggi. C'è un esame per diventare cuoco? Ok, non lo sapevo. Raga, mi sta laggando la cena. Ottimo. Mi piace. Quanti giochi hai in totale? PS4 ne ho 3, 6, 9, 12, 13. Switch ne ho 3, 6, 9. Questi sono quelli fisici. Quelli anche in download digitale, non lo so. Di Switch ne ho 3, 6, 7. Di 3DS ne ho 3, 6, 9, 12. E di PS2 ho un fottio. Poi ci sono anche quelli PSP caccati. Quindi ci andrebbe avanti parecchio. Mi sta laggando l'aria in camera. Bene. Sembra. Mi lagga la vita. Quello ci passo da un bel po'. Aspettate che c'ho la chat mezza coperta dalla telecamera. Devo spostarla. Ecco qua. Vediamo se adesso ha ripreso il telefono. Io voglio sapere che cazzo succede qua. No. 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 Ma perché dovrebbe collegarsi? Vediamo se WhatsApp funziona adesso. Voglio scoprire sta cosa. Vediamo se WhatsApp funziona. E invio un'immagine. 3, 2, 1. Non invia un cazzo. Bene. Non so cosa stia succedendo. Non lo so. Scopriremo più avanti. Perché oggi si muore. No, non è perché oggi si muore, mi laga l'esistenza. Su via. Raga, mi stanno laggando i polmoni. Se non scrivo per un po' sapete il perché. Se ti laggano i polmoni dovresti chiamare l'ospedale. Qualcuno per aiutarti. Non so, qualsiasi cosa va bene. E potete non rimanere lì e dire: se non scrivo per un po' sapete il motivo. Che è la cosa proprio da non fare. Buonasera, per continuare la lore di Piggy, anche io ho doccia pre-live. Qualcuno che si fa la doccia deve esserci per forza. Ah. Vediamo se è sambiato. No. No. Semplicemente il digio che mi scrive. Va bene. Thanks. No, ho scritto tab 6. Va bene. Verso che ora intendi iniziare Zelda? 5-10 minuti. Di solito iniziamo Zelda alle 20:30. Però oggi si può anche iniziare un attimo prima. Voglio la donazione per Zelda. Devo farla io a me stesso? Posso farlo. Non so perché non funziona. Sono curiosissimo. Non so perché. Il fatto che ci sia un'altra persona in chat a cui succede
E anche, anche al Digio in realtà non riesce a inviare le cose. Mi fa impazzire, non so cosa. Non so cosa sia. Oddio, sta host. Ho messo quello di Budokai 3 oggi. L'avevo riascoltata per il video di oggi, appunto. In realtà l'ho messa ieri, però. L'ho editato ieri, però. Nel video di oggi. La musica di Budokai 3 è fantastica. Farai mai Isaac? Yes. Devo ancora impostare una sequenza per giocare anche giochi per PC. Però, sì, certo. Prima o poi faremo anche roba del genere. Adesso facciamo un pochino di Breath of the Wild. Stavo pensando, casomai, quando esce la teoria di Kingdom Hearts, di interrompere un attimo. Idem, grazie dell'ospite. Di interrompere un attimo la serie di Breath of the Wild e facciamo velocemente Kingdom Hearts 3. Per giocare il gioco secondo quell'ottica lì. Perché tempo 4-5 live dovremmo farcela. Oddio, ci sono anche i filmati. Però dai, non ci vuole molto di più. Donare a te stesso non sembra una cosa triste. Eh no, è per questo che non lo faccio. Ti sembra? Tra l'altro, quando farò, quando sarò affiliato e dovrò fare le emote per che potete utilizzare voi, visto che dovete utilizzarle voi, stavo pensando se fare qualcosa in live assieme dove, non so, o mi date dei consigli o mi dite cosa vi interessa, perché sicuramente c'entreranno il piccione. Il piccione sicuramente c'entrerà qualcosa con le emote. Però, non lo so. Se aspettassimo gli aggiornamenti di Kingdom Hearts 3, i DLC di Kingdom Hearts 3, i DLC di Kingdom Hearts 3, se c'è roba nuova la fare sul canale, in ogni caso. Quindi è soltanto perché faccio uscire la teoria e quindi ci rigiocheremo il gioco e guarderemo il gioco secondo quella teoria, che sarebbe una cosa comunque interessante. Una emote del pulcino. Eh no, sarebbe più di una emote del pulcino. Questa soundtrack è stranissima, perché di solito c'è un'immagine sullo schermo ed improvvisamente l'immagine è scomparsa. Non so cosa stia succedendo. Il piccione si chiama Poppo. Se volete chiamarlo Poppo a me va bene. Perché in realtà non è quello il suo nome. Cioè non c'è un nome. Quindi va bene. Se avete scelto Poppo a me va bene. Qua è finita la canzone. Ci abbiamo altri 4 minuti di vuoto. Buono, grazie. Questa soundtrack non la metterò mai più. A me Poppo non piace. Per me va bene. Poppo! Dobbiamo trovare un altro, dai, l'era di Poppo è finita. Infatti perché Poppo è PJ. Poppo è il nome giapponese di PJ. Quindi non... Se volete si può fare, però sarebbe meglio in realtà fare una cosa diversa. Io stavo pensando di fare delle piccole gif per Instagram sul piccione. Per te va bene? Cosa significa? Tipo delle mini animazioni come quelle che faccio io? Se vuoi sì, mi farebbe un sacco piacere vederle. No, è PJ che ha copiato Poppo. Ma siamo un po' fuori tempo di 20 anni, ma se la vuoi girare così va bene. Gigione il piccione ciccione, mi sembra un po' lungo. È perché dovremmo trovare... E poi devo scoprire quale sarà il mio prefisso per le emote. Perché se riesco tipo ad avere gra o grav o qualcosa di super semplice, potremmo... Potrei trasformare ogni singolo nome di una emote in un gioco di parole. Sarebbe carina come cosa. Però se diventa una cosa di complessa tipo gravie, ovviamente saranno semplicemente gravie arrabbiato o gravie quello che cazzo esce fuori, non lo so. Perché piaceva appunto darvi delle emote che hanno uno scopo. Quindi se tipo io muoio per la prima volta in Zelda, potete mettere, non so, faccio una emote del piccione morto o non lo so, un po' macabro, forse è troppo. Una emote del piccione triste che piange, qualsiasi cosa del genere. Sì, ma Grav Poppo non è il massimo. Beh, non lo chiamerei Grav Poppo. Piccione con la Y. Ah. T
tipo gra arrabbiato. Può starci gra arrabbiato, appunto. Perché non fai? E finisce il messaggio. Grazie. Vediamo se ha ripreso improvvisamente Instagram oppure no. 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 Ho fatto questa storia 23 minuti fa e non l'ho ancora caricata. Dai, potrebbe andare meglio. Di sicuro meglio. Sono arrivato ora, solo a me non funziona Instagram o WhatsApp. No, ne stiamo parlando all'inizio perché non riesco a fare un cazzo io con Instagram e WhatsApp al momento attuale. L'emote per il Mac 15 sta bene nel raid. No, in realtà stavo pensando per il raid. Perché voi non avete visto l'animazione che mi compare sullo schermo quando ci sono i raid. Una cosa dedicata praticamente a quella lì. Perché ho fatto anche un'animazione per le host e per i raid. Quindi, quando compariranno qua. Quella degli host forse era comparsa perché non avevo messo un limite. Ho messo gli host a 10 e le raid a 10, se non sbaglio. Perché così non, ogni volta che compare un host di una persona non è, sarebbe un po' troppo spesso. Non so se potrebbe essere abusato, però meglio evitare. A me WhatsApp e Insta funzionano, non me lo chiedere. Non so perché. Non ho idea del perché stia facendo casino. Potrebbe essere soltanto un problema dei telefoni Huawei? Non lo so. Io ti hosto in automatico ai miei pochi follower. Grazie. Quelle cose lì mi fanno tutte piacere, ovviamente. Ho un iPhone dello stesso problema. E allora, cazzo ne so io. Io cerco di trovare dei fili conduttori che possano dare un senso, perché io e Digi abbiamo entrambi dei telefoni Huawei. Ho detto, forse è un problema di quei telefoni lì. No, anche gli iPhone, allora vaffanculo. Altri 2 minuti di vuoto, ottimo. Comunque per GIF su Instagram intendevo quelle GIF che puoi mettere nelle storie. Solo che devo diventare un artista su Hippie e ci vorrà un po'. Cos'è Hippie? Che è Hippie? È un programma per fare le GIF? Oppure un programma di disegno? Non lo so. Non ho idea. Che voto dai a Kingdom Hearts Birth by Sleep? 6 o 7. C'hanno parecchi problemi come giochi. Io ho il P10 e non va. Non lo so, gente. Non me lo chiedete. Non so cosa stia succedendo. Non sono un tecnico che lavora. WhatsApp è di Facebook? Perché Instagram è di Facebook. Quindi forse è Facebook che ha dei problemi con i suoi server? Visto che Twitch sta funzionando e anche YouTube mi sembra funzionare. E sta funzionando in questo momento qua. Mi pare di sì. Allora forse è Facebook che c'ha tipo i server caduti o qualcosa del genere. Non lo so. In che senso non va WhatsApp o Insta? Se provo a mandare immagini su WhatsApp non le manda. E se provo a caricare storie su Instagram non le carica. Quindi non lo so. Che ore sono? Sono le 20:29. Possiamo anche iniziare a questo punto in realtà. Facciamo così. Ok. Qua ci abbiamo il gioco. Interrompiamola. La playlist. Grazie mille. Iniziamo a fare qualcosa. Non l'ho interrotta. Che cazzo ho fatto? Non lo so. Possiamo iniziare a fare qualcosa. Oggi cercherò di leggere meno la chat, perché la scorsa volta forse l'ho letta un po' troppo. E ogni cosa che mi dicevate di fare la stavo facendo. Quindi alla fine, per quanto comunque erano dei buoni consigli, però preferirei giocare il gioco da solo. E seguendo troppo i vostri consigli, alla fine è praticamente un Twitch Plays The Legend of Zelda Breath of the Wild, e non è il mio obiettivo. Quindi oggi forse sarò un pochino più attento. Intendevo GIFi. Ah, ok. È un sito di GIF che si collega a Instagram e Facebook. Ah, ok. Allora ha senso. GIFi ha senso. Cosa c'era scritto prima? Giphy, non lo so. L'ha scritto in un modo particolare, quindi per quello non lo conoscevo. Quindi
una delle cose che dobbiamo fare adesso in realtà sarebbe andare qua. Sì, in realtà dobbiamo fare questo qua adesso. Andiamo alla città e andiamo a parlare con la scienziata. Non morire mai, Sgravia. Muori Farro. Grazie. Che fine ha fatto la serie dove giudicavi i mostri di Monster Hunter? Non mi piaceva il primo episodio e non so se lo voglio continuare. Cioè, se la continuo, visto che voglio finirla e non voglio che ci sia un'altra serie che va avanti, farei un singolo episodio dove faccio ogni singolo altro mostro di Monster Hunter, che è un po' tanto. Però nel caso o faccio tutto assieme oppure no. Quindi nel caso uscisse sarebbe praticamente la fine di quella miniserie. Se non esce, semplicemente ho deciso che non era un granché come cosa e ho abbandonato. Fallo. Sì, fallo un cavolo. Comunque è un lavoro incredibile fare un video del genere. Significherebbe fare un video di tipo un'ora, dove vorrei anche editarlo meglio rispetto a quello del passato. Perché quello del passato era in immagini ferme, adesso dovrei pure cercare le ecologie e tutte quelle cose lì. Quello lì sarebbe il mio obiettivo con quella cosa nuova. Niente di troppo particolare. Scudo arrugginito. Scudo arrugginito è buono. Ho appena avuto... mi ero preso dell'acqua. Dove è finita? Gente, mi lagga l'acqua. Non so dove è finita. Si è compenetrata con qualcosa uscita dalla casa. Non lo so. Mi ero portato l'acqua. Non lo so dov'è. Casomai dopo, se ne ho bisogno, devo andarla a prendere. Però è scomparsa l'acqua completamente a caso. Vabbè. Non è un problema. Guardate queste belle rocce colorate. Non avevo mai notato che c'erano delle rocce colorate. Guarda che bello. Danno un po' di colore al tutto. Sono una figata pazzesca. Mi potresti fare un piccolo riassunto della scorsa live? La scorsa live abbiamo fatto... abbiamo battuto qualche sacrario. Abbiamo fatto un paio di potenziamenti. Se non sbaglio, un portacuore e un portavigore. Niente di troppo particolare. Abbiamo parlato con Impa, che ci ha detto: "Uè, riprenditi i tuoi ricordi e combatti i colossi." E noi abbiamo detto: "Ok." E basta. Per il resto sono stati praticamente 2 ore di sfiga costante di la mia solita fortuna, che è... non è fortuna. Semplicemente non è fortuna. Come hai fatto a perderla? Una bottiglia gigante. Non me lo chiedere. Sono andato in bagno, mi sono lavato le mani. Forse l'ho lasciata lì. Non lo so. Non so come ho fatto. Wow. Bravissimo Link. Complimenti. Incredibile. Si fa attaccato in un modo pazzesco. Non so come ho fatto a perderla. Come hai fatto... come l'hai fatta a sincronizzare i LED RGB sullo sfondo dietro il quadro? Non sono sincronizzati. Sono a caso. Semplicemente perché per qualche ragione non sono fatti per andare alla stessa velocità e vanno a velocità completamente random. Non so perché. Anche se li attivi allo stesso momento non funziona. Tra l'altro, abbiamo del cibo? Non mi sembra. No, zero, proprio zero. Quindi dovremmo fare del cibo. Però, da quello che mi era stato detto, se facciamo il cibo durante una Blood Moon, dovrebbe essere il cibo più buono. L'aspettiamo. Abbiamo la pazienza di aspettare il cibo più buono e una Blood Moon? Non lo so. Morirei disidratato oggi. Non so perché, io non vedo mai nessuno avere questo problema. Salve, sì. Ehi, sì, e tu che ci fai qui? Sì, dico a te, non fare finta di nulla. Ah, ma non mi sembri pericoloso. Sai, di recente alla spiaggia di Infinterra sono arrivati dei mostri che hanno iniziato a rubarmi i montoni. Ecco perché ero su chi va là. Ok, grazie. Tra l'altro mi sto impegnando come un dannato di recente a scandire meglio le parole e leggere in un modo più lento. Solo che per me è difficilissimo, visto che non l'ho mai fatto per 20 anni. E spero che pian piano abbia un risultato positivo. Non lo so. Perché visto che dovrò leggere, quanto sarà? 50 minuti di video di Kingdom Hearts. Non voglio fare come la scorsa volta, dove ho letto quei 50 minuti nel giro di una settimana e mezza.
quindi voglio diventare più bravo a leggere e a scandire le parole. Che mi direte? Beh, minchia, dovresti averlo, saperlo fare da un pochino con 75.000 iscritti. La mia risposta è sì, ma sono un coglione. Il titolo, hai ragionissimo, devo cambiarlo in in Zelda, bravo. Perché non me lo ricordo? Modifica. Il titolo va bene, devo soltanto cambiare il gioco. E appunto, molte persone quando le vedo parlare, quando le vedo fare discorsi lunghi, non vedo mai nessuno parlare del fatto che probabilmente sono l'unico perché sono un incapace, oppure perché parlo troppo in fretta, oppure perché non ho mai imparato a parlare. Non vedo mai nessuno avere la gola troppo secca o avere tutti questi problemi che ho io, quindi non lo so. Perché tanto a me mi stanca pure tantissimo in realtà parlare in questo modo qua. Dopo le live vado subito a dormire perché sono cotto e distrutto e non riesco a fare una frase sensata. Il tuo top donator e last donator compaiono quando qualcuno dona? Yes. L'ho impostato in questo modo qua. Quella era una prova di forza difficile, se non sbaglio. Quindi non riusciremo a farla. Mentre questo qua mi ricordo che era qualcosa. Qualcosa di buono. Qualcosa di bello. Non lo so. Secondo me parli solo troppo in fretta. Ed è anche, secondo me, la cosa più probabile. Ed è anche probabilmente il fatto che non prendo mai momenti dove mi blocco nel parlare. Tendenzialmente quando parlo sono una macchinetta che non pensa a quello che dice. Per questo dico un sacco di minchiate. Raccolgo un po' di mele perché ci torneranno parecchi utili quando... Giusto adesso che ci penso potremmo fare anche così. Visto che ci torneranno davvero utili, perché non abbiamo nessun tipo di cibo. E ci serve. Oh. Adesso che ho scoperto che si possono buttare giù gli alberi così. Che in realtà lo sapevo, però non l'ho mai messo in pratica. Perché mi è capitato di lanciare delle bombe e vedere gli alberi cadere. Però non ho mai collegato con il cervello che, ah, per buttare giù gli alberi e raccogliere le cose mi basta utilizzare le bombe. L'altro è una prova di forza media. Che fastidio. Che odio. Uno dei miei problemi più grossi con il sistema delle armi rompibili, come lo volete chiamare, di Breath of the Wild, è che punisce le persone che sanno giocare il gioco. Perché io avevo imparato a combattere, era a una prova di forza media, una prova di forza avanzata, non mi ricordo qual era, all'inizio del gioco, e per quanto io avessi le capacità per battere quella prova lì, non avevo le armi. A un certo punto spaccavo ogni singola arma nel mio inventario e non potevo più combattere. Quindi nonostante io fossi abbastanza bravo per battere il boss, non potevo batterlo. Il che secondo me è uno dei più grossi problemi del gioco, perché è un sistema che punisce il saper giocare e premia soltanto i numeri. E a me non piace. Usa la cazzo di stamina quando corri. Ma sei un po' troppo... Ah no, soltanto la notte? Speravo fosse il cielo più scuro e improvviso perché c'era la Blood Moon. Non mi sembra. Sì, lo so, dovrei correre, però... Durante il gioco iniziale mi dava sempre troppo fastidio correre, fermarsi, correre, fermarsi. E mi sono abituato a camminare. Non c'ho fretta. Tecnicamente dovremmo avere fretta perché stiamo giocando assieme, quindi dovremmo andare a una certa velocità. Però, non... Raccogliamo mele. Perché l'hai lasciato cadere in quel modo lì? Non lo so. Toc toc. Oppure per entrare mi serve... No, per entrare posso entrare pure così. Salve. Buonasera. Questo è il centro di ricerca di Finterra. Vuoi parlare con la persona responsabile del centro? Sì. La persona responsabile del centro si trova lì in fondo. È sempre così impegnato, quindi cerca di essere chiaro e conciso con lui. Pruna. Stai mentendo, ma va bene. Salve. Buongiorno, Simon. Ricordati che ci hai promesso una stella cadente. Se cade abbastanza vicino, la prendiamo. È la prima volta che vedi così tanti libri riuniti in un unico posto? Qui abbiamo raccolto tutto ciò che è stato scritto finora sulla civiltà ancestrale. Però non saprei dirti esattamente quanti libri ci sono. Eh? Non dimmi che quella che vedo sulla tua cintura è la tavoletta Shika!
Non c'è dubbio. È la vera tavoletta Shika. Confermi? Mi vergogno ad ammetterlo, ma è la prima volta che la vedo. Vabbè, che cazzo. Cioè, se c'hai meno di 100 anni, ovvio che è la prima volta che la vedi. A dire il vero, mi sarebbe veramente utile se mi potessi spiegare che tipo di strumenti ci sono installati. Lo stasis? Il calametro? Ah, sì. La bomba radiocomandata e il Glacier, ma è bluissimo. E poi, qualcos'altro? Non hai altri strumenti? Che strano. Possibile che tu non abbia gli strumenti di base? Immagino che ci sia un motivo più che valido. Bluissimo, esatto. Oh, che sbadato. Scusa, l'ho dimenticato. Ho dimenticato di presentarmi. Mi chiamo Simon. Tu sei... Sei Link, vero? Come mi conosci? So tutto di te. La venerabile Impa mi ha raccontato molte cose. Gli scritti dicono che quando un giovane con la tavoletta Shika apparirà, sarà nostro compito aiutarlo. Il suo nome sarà Link e risvegliandosi dal sonno regeneratore, sarà fonte di speranza per il nostro mondo. Oh, che sbadato. Stavo per dimenticare una cosa importantissima. No, non è per te, Link. Direttrice, mi ascolti! Signora direttrice! Questa è la vera tavoletta Shika! Ma perché bluissimo? Perché quando ho utilizzato il Glacier per la prima volta l'ho guardato e ho detto ma è bluissimo! E la gente continuava a scriverlo in chat, quindi... Direttrice? Oh, scusa, non ti ho ancora presentato la direttrice. La direttrice è proprio laggiù. In quanto direttrice del centro di ricerca di Finterra, è la massima esperta in materia di ancestrologia. Click! Uccidetemi. Perché? Ho fatto così, siamo tornati a parlare con lui. Va bene. In qualità di ricercatore, adoro la signora Pruna. E con mio immenso piacere sono stato nominato suo assistente. A proposito, c'è una cosa che volevo sapessi, Link. Puoi constatare tu stesso che la direttrice sembra una ragazzina. Ma... niente. Non sta a me doverti raccontare tutta la storia. Perciò, scusa tanto, ma se vuoi sapere qualcosa di più sul suo conto, meglio che chiedi direttamente a lei. Sicuro? Scusa, ti sto tagliando una gamba, ma non lo sto facendo apposta. C'è uno stallaggio che ti dice quando c'è e non c'è la luna. Davvero? C'è uno stallaggio che ti dice quando viene la luna di sangue? Figata. Perché mi sono perso tutte queste cose qua? Cioè, forse le ho incontrate e me le sono dimenticate subito? O è DLC, non lo so. Non ci bastano comunque a perdere così tante cose. Hai visto che bello scherzetto? Il responsabile di questo posto non è Simon, ma sono io! Click. Ad ogni modo, Linkuccio, voglio sapere tutto del sonno regeneratore. Hai fatto tanti bei sogni? Certo che non sembri cambiato di un pelo, però sono passati 100 anni. Devi pure avere qualcosa da raccontare. Oh, non sai quanto sia felice di rivederti. Link, ma perché mi guardi in quel modo? Cioè, non dimmi che non ti ricordi di me. Non mi ricordo. Veramente? Che shock! Non so se riuscirò a riprendermi. Non avrai problemi. Neanche se ti dico che 100 anni fa, quando ti ha colpito la calamità Ganon, sei stato portato in salvo al Sacrario della Rinascita? È ricoperto di ferite e lì sei piombato in un sonno regeneratore. E nonostante tutto ciò, non dimmi che non ti ricordi. No, non mi ricordo. Dunque, me lo segno, e questo era proprio prevedibile. In seguito a una fase di sonno regeneratore della durata di 100 anni, il soggetto perde tutti i ricordi. Ecco fatto. Ah, scusa, chiedo Venia. Ho l'abitudine di prendere appunti su tutti i fenomeni strani che noto, sai. Piuttosto, visto che parlo sempre io, vuoi farmi tu qualche domanda? Sei una bambina? Pruna alla prugna, me l'aspettavo, prima o poi qualcuno l'avrebbe detto. Lo stallaggio vicino ai Monti Gemelli c'è un tipo che ti dice per la luna rossa. Ok, potremmo controllare dopo. Che impertinente! Beh, forse non è proprio una domanda impertinente, anzi forse è abbastanza logica. Ecco, ho fatto una confusione pazzesca con un esperimento, un errore che però ha portato a dei risultati notevoli.
Ho trascritto tutti i dettagli nel mio diario che si trova di sopra. Ma non leggerlo, è troppo imbarazzante per me. Bene, chiudiamo qui questo discorso. Veniamo al sodo. Sono trascorsi ben 100 anni. Ora andrai a sconfiggere la calamità Ganon, che sta recuperando le forze. E salverai la principessa Zelda. Siamo felicissimi. Ovviamente se avrai la... Ovviamente, se avrai la tempra di farlo, io, l'unica e inevitabile pruna, ti reinstallerò gli strumenti base mancanti della tavoletta Sheikah. Che te ne pare? Yes, please. Bravo, risposta esatta. Bene, dunque, devi fare una commissione per me. Perché fai quella faccia? Pensavi fosse così... Pensavi forse che ti aggiustassi la tavoletta Sheikah gratis? Esatto. Dunque, me lo segno. Nella fase post-sonno rigeneratore, il soggetto presenta una grandissima faccia tosta. Questo mi fa impazzire, invece, è bellissimo. Dislessia a palla con Breath of the Wild. Non so perché. Bene, ti spiegherò i dettagli della commissione che mi devi fare. In realtà sto andando molto meglio del solito. Hai visto il generatore spento che si trova all'esterno del centro di ricerca? Puoi portare la fiamma blu della fornace ancestrale e accendere il nostro rigeneratore? È una domanda. Così facendo, questa carinissima pietra guida ti riattiverà e potremo installare gli strumenti base mancanti. Adesso che l'ho fatto notare, sto perdendo colpi. Perché me l'avete fatto notare? Chissà se le ragazze oggigiorno usano la parola carinissimissima o roba del genere. Vabbè, non importa. Ok. Ad ogni modo, conto su di te per la fiamma blu. Ok, va bene. Vuoi che ti uccida? Comunque lei è non ci mettiamo a leggere il diario perché sennò con la mia dislessia ci staremo un anno. Lei è giovane perché ha fatto degli esperimenti per tornare giovane, visto che era vecchissima. Credo abbia tipo l'età di Impa. E facendo gli esperimenti è andato fuori controllo e è diventata una bambina. E non riusciva a raggiungere gli scaffali e roba del genere. Quello me lo ricordo. Però non aveva trovato una soluzione, semplicemente era bloccata a quell'età lì. Ed era tutta preoccupata del tipo, non so come fare. Ed è una cosa abbastanza banale. È il metodo migliore per avere la solita loli di 100 anni che in realtà è legale. Su via. È quello in fin dei conti. Ci abbiamo un ramo o una torcia? No. Il che è un problemino. Potremmo dare fuoco alla mazza Boblin? Allora, troviamo una soluzione. Un ramo, la mazza Boblin forse potrebbe durare abbastanza, non lo so. Quando arriva il segreto di Shaolio voglio un video speciale su YouTube. C'è già, si chiama Breath of the Wild One Time. Non spada arrugginita. Chi ce l'ha messa? Io non ce l'ho messa. Vediamo se... Piccolo aggiornamento, vediamo cosa succede. Buonasera Gaver, buonasera chat. Ciao Raff! Come va Raff? Vediamo se ha caricato. No. Ok. Se muoio con il surf su scudo muoio da ridere. Speriamo di no. Ah, vediamo se è una cosa importante. Scusate ma voglio essere aggiornato su questo problema qua. No, è Digio che mi manda meme. Ok. Ok. Accendiamo tutte le fiaccole perché ci serve. Caso mai perdiamo la fiamma a un certo punto, possiamo andare avanti. Come faccio? Ok, risolto. Molto più facile del previsto. Facebook, Instagram e WhatsApp sono down in metà mondo. Ok, allora ha senso. Di al Digio di unirsi a noi nella chat. No, se non ce voglio, non lo voglio forzare. Che tanto lo sa che sono in live a quest'ora, quindi se non c'è di sua volontà, metto a dirgli, oh vieni, che cazzo fai? Su via. Posso dare fuoco a... Posso dare fuoco? Merda! Non volevo attivare, iniziare un fuoco. Ricordate bambini, non dovete accendere i fuochi non controllati in mezzo al bosco. Dovete stare sempre attenti. Mi sono scaricato Slime Rancher in tuo onore. Slime Rancher è divertente come gioco, è molto carino. È un peccato che tutti gli ultimi update non mi piacciono.
Cioè, non è che non mi piacciono. Il primo andava bene, il secondo era un po' ripetitivo. Adesso che vogliono fare il terzo sempre con lo stesso stile, è un po' un peccato. Mazza Borbin si è spaccata. Ok, me l'aspettavo. Prendiamo un bastoncino. Dopo tutta la mazza Boblin non era fatta apposta per quello. Ogni tanto dei rami possono cadere in questo modo qua, se non sbaglio. Quindi questo è il mio obiettivo. Cosa hai fatto fino ad ora? Siamo arrivati qua, abbiamo parlato con una scienziata che ci ha detto portaci delle fiamme, e stiamo portando delle fiamme. Molto semplice. Perché al momento non ho una torcia, però forse c'è una torcia qua a giro. C'è un forcone. Forse qualcuno ha una torcia? Perché sono sicuro che da qualche parte ce ne sia una, però non la trovo. Slime Rancher era gratis sull'Epic Game Store qualche giorno fa. Sì, l'avevo visto. Ottimo. Come al solito, non sono molto bravo a scappare. Ma una torcia? Non ce l'ho. Se ci fosse una torcia sicuramente l'avrei utilizzata, però non avendo... Salve, non ti preoccupare, Tokuri, puoi rimanere lì tutto tranquillo. Forse in città ce n'è qualcuno? Andiamo a vedere. Perché so che appunto i ramoscelli o le armi di legno si rompono in fretta, però in ogni caso avevamo l'inventario pieno, quindi spaccare un meno la mazza Boblin bisognava farla come cosa. O se abbandonava e si riprendeva dopo, oppure chi se ne frega. Questo mulo qua? Salve. Questo è un bastone di legno. Nel caso utilizziamo il maestro da cucina. Ti serve? Sì. Prendi pure. Ok, grazie. Perché mi hai interrotto allora? Utilizziamo il maestro di legno. Siamo in 86. Salve. Prima eravamo un attimo di meno. Come va? Tutto a posto? Siete qua perché Instagram e Facebook e WhatsApp fanno cacare? Probabile. Come va? Io ricordo che per questo... Ah, Dio, giusto. Se inizia a piovere qua ti si spegne. Madonna santa, è vero. Utilizziamo il mestolo per portare avanti la fiamma. Non è il metodo più consono, però funziona. Forse qua c'è una... Non lo so, dopo controlliamo. No, questa volta abbiamo già controllato che non c'era. Non lo so, dovremmo trovare una torcia perché sicuramente quella lì è meglio, però... Finché siamo in queste condizioni qua e non troviamo un cazzo... Si fa così. Aspettate un attimo. Forse te? Lui mi dà un ramo? Sì. Perché non corre? Perché non ci sono abituato. Dovrei correre. E avete ragione. Ah, no, se corro mi mette via l'arma. Ok. Quindi non posso correre. Devo per forza camminare. Picchia il bambino o dagli fuoco. Questa rabbia... Così a caso? Come mai? Non sta facendo niente. Non se lo merita. Poverino. Ok. Se il mestolo ci porta la fiamma fino a là, siamo molto contenti. Ci arriviamo. Ah, cazzo, ci diamo una torcia qua adesso che ci penso. Ci diamo una torcia qua. Sono abbastanza sicuro che qua dentro c'è una torcia. Giusto? Cazzo è successo? Dai, facciamo sta cosa qua. Ah no, devo chiedere il permesso a lei, va bene. Pruna, salve. Grazie Link, ora potresti guardare un attimo là per favore? L'avevo già visto, però devo parlare con te perché sennò non me lo permette. La pietra guida ha iniziato a funzionare. Non c'è niente di misterioso in tutto ciò. È semplicemente così che funziona. Hihihi, la mia piccola pietra guida, che fa battere forte il cuore di questa ricercatrice. Salve! Azzurra!
Domani sarò a Firenze. Dove posso mangiare una buona fiorentina? Non me lo chiede a me. Che sono la persona più sbagliata. Non esco mai a mangiare. E soprattutto non mangio quasi mai la fiorentina. Ti posso consigliare un buon sushi se vuoi. Dove si mangia bene. Ci ho portato pure pepe e gli è piaciuto. Però fiorentina non ne ho idea. Non lo so. Non lo so. Mi dispiace. Hai sprecato un euro. Non posso farci niente. Allora, restalliamo gli strumenti di base della tavoletta Shika. Fai un bel click. Non fare il timido. Devo per forza farlo? Click. Wow, niente male. Bene, bene. Ora iniziamo il lavoro di riparazione della tavoletta Shika. Fai anche la emote per, per il 10.000 di IQ. Devo fare tipo il... quel meme dove c'è il personaggio disegnato in bianco e nero con il cervello gigantesco che gli esce dalla testa e con tutte le vene sopra. Soltanto che lo faccio con il piccione. Sarebbe orribile. Blocco di sicurezza dalla parte guida rimosso. E adesso a te l'onore. A te l'onore un cazzo, me lo fai in automatico. Your cringe is over 9000. Ecco, lei è tosta. Tavoletta Shika riconosciuta. Conferma dei file mancanti. Scatta immagini, compendio di Hyrule album. Compendio di Hyrule. Ah, è soltanto le foto. Avvio riparazioni. È sempre da lei che si ottiene la sintesi più forte, giusto? Perché gli upgrade sarebbe carino farli subito se si può. Però dovremmo chiedere. Scatta immagini. Anche detta selfie machine. Salve, ghiacciolo. Ha lanciato un euro. Mi stai simpatico. Grazie, ghiacciolo. Non sai vero che sei il protagonista di un gioco di Kingdom Hearts? No, per dire, soltanto come cosa, se non lo sapevi. Ah, ci sono pure i codi da trovare. Questa è carina come cosa. E poi c'è il compendio. Va bene. Riparazione ultimate. Che bello vedere tutte le scritte allineate. Eh? Ci ho messo un po' per capire qual era il problema. Ed era stupido come problema. È semplicemente Streamlabs che fa un'interfaccia poco semplice da capire. Però ce l'ho fatta finalmente. È fatto! Allora, ora funziona bene? Vediamo un po'. Scatta immagini, compendio di Hyrule, album. Sembra che ci sia tutto. Ascoltami un attimo. Perché non provi la scatta immagini usando me come soggetto? Dai! Devo... Ah, ok, così. Dove è andato? Come si è calibrato adesso? È impazzito! Qualsiasi cosa che faccio punta verso il soffitto. Ok, l'ho buggato. Dove sei? Sei qua. Salva. Io vomito. Scusate. Click! Sì, vabbè. Allora, come sono venuta? Mi hai scattato una bella immagine con lo scatta immagini? Ne ho scattata una. Oh, fammi vedere. Dai, fammi vedere. Guarda qua. Hai 8 anni. Chi è questa bella ragazza? Hai 8 anni, meglio non dire una cosa del genere. Wow, sono io! Scusa, mi sono emozionata un po'. Non l'ho fatta apposta. È molto... non ho preso la pillola dell'allergia. Quindi forse verso fine stream inizio a lacrimarmi gli occhi e morire. Non ho preso la bottiglia d'acqua, non ho preso la pillola, sto morendo. Nel tuo album ci sono anche alcune vecchie immagini dei paesaggi. Non solo belle ragazze. Ok. So che un tempo la principessa Zelda usava lo scatta immagini, ma... Senti, Link, siccome eri tu il cavaliere che scortava la principessa Zelda, immagino che l'accompagnasti nei luoghi... Pensavo fosse una parola strana, perché era di un colore differente, e semplicemente accompagnasti. Nei luoghi in cui quelle immagini furono scattate, no? Ah, giusto, non ti ricordi. Ma aspetta un attimo. Vuoi dire che queste immagini di paesaggi conosciuti potrebbero aiutarti a recuperare la memoria? Perché non vai a parlare con Impa? Lei sa molte più cose su Zelda di quanto ne sappia io.
Ah, dimenticavo. C'è un'altra cosa che volevo chiederti. Puoi farlo anche dopo aver incontrato Impa, ma devi andare a cercarmi dei materiali ancestrali. Li puoi portare a me o a Rovelli? Rovelli? Chi è Rovelli? Al centro di ricerca di Akala. Sembra il nome di... Non so chi è. Ah, so chi è Rovelli, ok. In cambio dei materiali ancestrali ti darò un bel regalino. Sì, dai. Cicci. Spero di non dover più parlare con lei. Ah, ottimo. Ottima scelta da parte mia. Salire quella cosa lì. Fuck off. E ci prendiamo la torcia. Rovelli è il tipo che ti fa le armi ancestrali, infatti. Sta piovendo, eh. Molto bene, volevo scalare la torre perché mi ricordavo che c'era qualcosa qua in cima, però. Però no, non è un problema, possiamo entrare. Entra. C'è qualcosa? C'è il diario di sicuro. Da qualche parte. Non lo so. Però in ogni caso non voglio leggere il diario, quindi sto soltanto cercando se c'è qualche... Sopra, lanciami di sotto. Se c'è qualche materiale utile da trovare. Però non mi sembra. Forse è qua in cima al suo diario. Qua in cima al suo diario. Diario di Pruna. Non lo leggo. Qualcos'altro di utile? Non mi sembra. Vabbè. Oh, salve! Raff! Raff, ti avevi donato pure le scorse volte. Che sono queste donazioni immotivate? Con 4 euro. Prendendo il posto del top donator. Sempre a dimostrare... Praticamente sei quasi sempre te il top donator dell'estreme, comunque. Non posso salire più di così? Credo che lui mi dia qualche oggetto di utile. Però piove. Fammi riposare, fammi riposare. Dai, che mi serve stamina. Deve darmi qualcosa di utile lui. Ne sono sicuro. Mi servono materiali ancestrali. Ok, ci siamo. Si è incastrato. Ottimo, si è incastrato. Oh no, c'è questo anche. Ah, buono. Ciao Korok. O Korogu. Come qual è il tuo vero nome? Non posso neanche analizzare qua. Se c'è qualche oggetto di utile. No? No, non mi sembra. Forse qua? No, ok, non c'è. Le faccio perché te le meriti. Grazie. Prima o poi probabilmente comprerò con queste donazioni qua una tavoletta grafica per farvi meglio anche tutta la roba della grafica di Twitch e le emote, tutte quelle cose lì. Perché lavorare su tavoletta grafica penso sia meglio che con mouse. Non lo so. È un'ipotesi, però credo sia abbastanza fondata come ipotesi. Questa è un piccone, una zappa. Zappa da 16 danno? Porca vacca. Non è meglio rispetto a cose che abbiamo noi di base, però... Potremmo levarci dalla barda oppure potremmo lasciare la torcia. Zappa. Se ci servirà la torcia in futuro, chi se ne frega. La ritroveremo qua, prima o poi. Prendi la lucertola! Yes! Possono tornare utili loro. Andiamo quindi da Impa. No, prima parliamo un attimo con lei. Voglio vedere cosa mi chiede di preciso per fare gli altri upgrade della tavola Shika. Click! Sì, va bene. Qualche domanda? Che regalino? Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Se mi porti dei materiali ancestrali ti potenzierò gli strumenti. Quali? Per potenziare il sensore Shika servono 3 viti ancestrali. Se vuoi potenziare le bombe ti servono 3 assi ancestrali. Per potenziare le stasi... Ah, 3 nuclei! Fanculo, è più forte la stasi, infatti. Ok, te lo dico a te. Potremmo già iniziare a potenziare la materiale. Ok, ho i materiali. In cambio di quei materiali ancestrali ti potenzierò la tavoletta Shika. Va bene, ok. Quale strumento vuoi potenziare? Che cazzo ne so, il sensore. Vuoi potenziare il sensore? Sì! Click, ok. Ora diamo il via. Blocco di sicurezza. A te l'onore. Ok, abbiamo abbastanza materiali, perfetto. La stasi è tipo un hack.
La stasi più l'ho utilizzata davvero molto durante i combattimenti quando me l'hanno data. Per questo dico che è facile rompere il gioco, perché... Hai pensato che tavoletta grafica prendere? Di sicuro non quelle con lo schermo, perché quelle con lo schermo costano un fottio. Perché con lo schermo costano una quantità di soldi infinita, e per quello che andrei a fare io non mi serve, di sicuro. Questo non mi serve, però... Comunque carino. Quindi pensavo una di quelle senza schermo. Mi dovrei abituare, però sicuramente è meglio rispetto al mouse. Potenziamento ultimato, ottimo. Possiamo potenziare pure le bombe? Spero di sì. Perché mi ha chiesto... tre assi? Il sushi lo mangio a Milano. Firenze voglio mangiare la Fiorentina. Allora non ti posso aiutare. Io vado quasi sempre soltanto al sushi a mangiare fuori. Di solito mangio sempre in casa, perché i miei genitori sono più bravi dei ristoranti a cucinare. Quindi se vuoi venire a mangiare a casa mia, però non facciamo la Fiorentina. Evviva, è tutto perfetto. La mia piccola pietra guida si è comportata benissimo. Come sono felice. Salve. Oh, il sensore Shika più. Voglio vederlo. Fammelo vedere. Evitiamo. Hai sentito? Se non ti spiace, perché puoi... Perché più tardi non mostri a Simon il sensore Shika più? Perché mi sta antipatico. Forse è meglio di no. Forse è meglio se lo mostriamo. Sai cucinare? Fin minimo. Se mi dai le istruzioni lo so fare. Finalmente ho ottenuto il sensore Shika più. Vedrai, ti sarà utile. Secondo gli studi è in grado di localizzare gli oggetti di cui ha catturato l'immagine. Ah, è vero, questo può... Io posso solo spiegarti come funziona in teoria, ma per capire bene ci vuole pratica. Va bene. Ma prima di tutto vai sul retro dal... scatta un'immagine al caldoncello con lo scatta immagini. Non credo ci sia più il caldoncello, credo di averlo preso. No, infatti. Se vogliamo fare la sua quest bisogna buttarlo per terra. E dovrebbe essere qua. Tira fuori. Caldoncello. Salva l'immagine. Buttalo nel... Tutti quei discorsi lì e ci siamo. Sì. Sei riuscito a scattare l'immagine? Yes. Lasciami verificare un momento. Sei riuscito a scattare un'immagine al candoncello. Grazie. Bene, ora apri il compendio di Hyrule e sintonizza il sensore sull'immagine del candoncello. Devo trovare anche quello? Posso chiederti di portarmene tre? Cerca... no. Dobbiamo farlo? Sto vecchio mi ricorda il Zelda rap it's dangerous to go alone. Com'era? L'ho ascoltato troppe volte. Di Starbomb. Intendi quello lì, penso. Meglio se non lo canto in ogni caso. Fallo che ci sono che lì ci sono i cuoroncelli. Ah, se ci sono i cuoranelli. Cuoranelli, cuoroncelli. Che cazzo è, non lo so. Come si apre? Devo andare qua. Album. Compendio. Sintonizza sensore. Ok. Ok. Caldoncello nei paraggi. Nei paraggi intende di qua. Dov'è di preciso? Qua sotto? Probabilmente qua sotto. Vabbè, scendiamo. Chiodone. Ah, eccoli i caldoncelli. Se riusciamo a trovare i... Rapano cuore, come cacchio si chiama? Rapano cuore, va bene. Una buona descrizione sarebbe meglio. Perché quelli sono davvero utili, danno dei bonus della vita incredibili. Oh, oh, vieni qua. Ti prego. Le lucertole voglio sempre prendere, perché mi ricordo che a un punto del gioco mi servivano le lucertole, ma non so perché. E le voglio. Vieni qua, lucertola di merda. Eccoti qua. Ci siamo. Dove sono i cuori? Cuori così? Così cuori? Tecnicamente dovrei fare tutte le foto anche gli oggetti che sto raccogliendo. Quelli che non ho ancora identificato, perché se mi servissero in futuro almeno potrei trovarli facilmente. Però non sono una persona intelligente, quindi...
Forse per i cuori lo farò. Dove cazzo sono? Eccolo. Eccolo. Cuoranello. Salva. Questo ci serve. Rapano cuore e cuoranello. Eh sì, va bene. È un rapano cuore. Guardalo. Una... un beetroot cuore. Come cazzo si chiama? Se lo attivo lo posso trovare più in fretta? Cioè se ce ne sono altri? Questo qua. Sensore Shika. Ci sono pure delle descrizioni? Ah. Ci sono pure delle descrizioni. Non lo sapevo. Ce ne sono nei paraggi? Sì. Ed è in questa direzione qua. Oh, è là, è là, è là, è là. Ok. Buono. Se in realtà ci teniamo anche il cuore anello costantemente attivato non è una pessima scelta. Perché trovare altri cuori anelli sarebbe buono comunque. La nuova TV ve la state godendo? Io non guardo la TV, quindi in ogni caso non penso. Stavo pensando se comprarmi un dock della Switch da comprare per utilizzarlo giù. Perché se tipo gioco a Smash con i miei amici, cosa che succede comunque di rado, oppure mi voglio comprare Mario Kart, sarebbe figo giocarlo su un televisore grande e non su un monitor. Però costa 80 euro un dock della Switch, quindi ho il braccino corto. Parliamo con lui. Abbiamo imparato a utilizzare la tua cacchio di sensore Shika Plus. Salve. E così hai portato i caldoncelli. Allora posso avere i 3 caldoncelli che ti avevo chiesto? Sì. Grazie. Bene, tieni. Questo è buono anche. Come ti è sembrato usare il sensore Shika Plus in combinazione con il compendio di Hyrule? Se vuoi trovare a cercare i Sakari delle prove, accedi al sensore Shika della mappa e puoi selezionare Sakario. Va bene. Mi sono appena ricordato che c'è un'altra cosa su cui ti volevo parlare. Quando hai tempo, fermati a parlarne con me. Buttiamoli per terra e facciamoli una foto. Dove sono? Qua. Perché in ogni caso sono buonissimi. Tira fuori. Butta per terra. Fai la foto. Se ne abbiamo bisogno, almeno abbiamo la foto per il futuro. Perché in questi anche loro davano un buon bonus. Sì, appunto, cuori aggiuntivi, esatto. Esatto. Cosa vuoi te? Ho delle notizie che saranno musica per le tue orecchie. Posso subito aumentare il numero di oggetti che puoi cercare con il sensore Shika. Sentiti pure libero di essere sorpreso. D'accordo, ora ti spiego tutto. Ho scoperto che in questa pietra guida sono rimaste delle immagini del passato. Se le estrai e le inserisci nel compendio di Hyrule, ti sarà più facile cercare vari oggetti con il sensore Shika. Più facile, sì, perché... il sensore Shika è stato aggiornato al sensore Shika più. Può fare riferimento a un'immagine inserita nel tuo compendio di Hyrule. Così puoi cercare l'oggetto raffigurato. Prova a completare il compendio con le immagini e cose. Vabbè, cazzo. Ok. Ok, te lo spieghi di nuovo? No. Avanti, prova a posizionare la tavoletta Shika sulla pietra guida. Ok. Perché mi fa questo upgrade così a caso? Di solito mi va bene che la gente usi la mia adorata pietra guida gratuitamente, ma... sono curioso di sapere cosa c'è dentro. Cosa c'è dentro. Quindi, te la lascerò usare senza farti pagare solo per la prima volta. Bene, se siamo d'accordo, potresti avvicinare la tavoletta Shika alla pietra guida? Sì! Fatemi fare le cose senza 100 dialoghi dove dite sempre le stesse cose all'infinito, ripetendovi ogni singola volta. Clic, di nuovo! Basta! Alla fine il canale del live è stato aperto? Yes! L'ho detto nel video di oggi. Tavoletta Shika riconosciuta. Implementazione immagini nel compendio di Hyrule in corso. Grazie. Ah, wow. Incredibile. Wow. Ma è fantastico. Ma è pazzesco. Possiamo trovare un fungo. Ma è incredibile. Appunto. Oh, ma è incredibile. È come se il compendio di Hyrule conservasse la memoria del passato. A quanto pare l'immagine è stata trasferita dalla pietra guida al compendio di Hyrule. Devi sapere che le immagini non possono essere ripristinate, quindi pensaci bene prima di sovrascriverle.
Per il resto puoi usare lo scatto immagini oppure questa pietra guida. Ok, va bene. La prossima volta si paga. Sì, va bene. Ho capito. Già. State zitti, vado a parlare con Impa. Mi avete rotto il... No, forse mi serve il suo altro upgrade. Sì, fammi gli upgrade. Smetti di parlare. Ti prego, ho i materiali. Non so neanche se ce li ho. Le bombe, ti prego. Sì. Sì. Ce li ho, sì. Click. Ok. 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 E adesso una cazzina inskippabile. Ok. Grazie. Killer Queen ha ottenuto un terzo potere. Perché la guerra guida ha fatto bene. Sì. Va bene. Grazie. 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 Tenete qua. Mi avete potenziato. Te lo lascio qua come souvenir. Grazie mille. Non ci vediamo mai più, ok? Non fare complimenti. Regalo per te, non ti preoccupare. Ecco qua. Andiamo da Impa. Dov'è Impa? Qua. C'è un sacchiere qua accanto, lo facciamo. Ma non porti più i Versus Time. I Versus Time devo avere qualcun altro con cui registrarli. E tendenzialmente vorrei fare non io contro una persona, ma io contro tre persone. Oppure tipo fare un mini torneo, qualcosa di un pochino più strutturato. E non riesco a farcela. I miei amici non c'ho modo. È infattibile. Se vuoi ottenere il massimo dei cuoranelli e cuor tuffi, cucinare uno alla volta, così avrai più piatti che ti ridaranno tutti i cuori. Sì. Per cucinare un piatto, posso anche soltanto mettere uno di quelli lì e basta? Oppure no? Devo per forza mettere due oggetti o tre oggetti? Perché due oggetti tendenzialmente sì. Cuoranello nei paraggi. Subito andiamo a prenderlo. Sì, posso mettere soltanto quello. Buono, allora facciamo un botto di piatti dove mettiamo soltanto quella cosa lì. Non sapevo che potevo... Non ho mai provato in realtà con un solo oggetto perché dicevo, ma voglio fare una cosa buona. Non sono scemo. Dov'è? Dove cavolo è? Di qua? Mi porta sempre più lontano. Dove stiamo andando? Dov'è sto cuoranello? Non diglielo, così non fa più game over. Oh. Il nostro obiettivo è non fare game over. Ma che... Non avete ancora capito l'obiettivo di questa serie? È di qua. Ok, è di sotto. Oh, eccolo. Cuoranello, buono. Ottimo. Era solo uno. Ok. Aspettavo un po' di più. Tipo con i durian che si trovano sulla specie... I durian che si trovano nella specie di giungla... Si possono fare 20 piatti che ti ridanno tutta la vita in 5 minuti. Lo so. Quelli li ho utilizzati tantissimo anch'io durante la vecchia partita. Mi ricordo che erano potentissimi. Ogni volta che li trovo lì li prendevo... Costantemente. Mi impegnavo proprio per andarli a prendere nonostante... Stessi facendo qualcos'altro, avessi qualcos'altro di più importante da fare. Proprio perché sono potentissimi. E... Skateboard! Da Impa parlare, così ci dice dei ricordi. Siamo un po' più liberi da qui in avanti. Impa! Oggi sono vestito, cosa ne pensi? Oh oh! Mi è giunta voce che Pruna ti ha fatto girare a destra e a manca. Come hai fatto? Sono stato lì tipo 10 minuti e nel frattempo non è passato tempo se non io che vado a prendere un cuoranello. Complimenti, che cazzo di conoscenze hai? Ok. Fammi un po' vedere. Beccati ste immagini. Ma questa è un'immagine scattata dalla principessa Zelda. Grazie telefono. Con quale vibrazione?
Vediamo se ha ripreso qualcosa. No. Vabbè. Con quale vibrazione? Vuoi che vada a incontrare quella zona lì? Mi ricordo che lì a Geo c'erano dei guardiani. Era impaziente di vederti. Ovviamente. Visitando i luoghi immortalati con questo scatto immagine, forse riuscirai a recuperare alcuni dei tuoi ricordi. Torna qui quando sarai riuscito a visitare anche solo uno dei luoghi delle immagini. C'è qualcosa che voglio darti. Forse quindi dovremmo farlo? Cosa ci dà come premio se lo facciamo? Perché quella zona lì è... Fammi aprire. Ecco, quella zona lì è qua. Se non sbaglio. Non è difficile da trovare in realtà. Il piccione è arrivato e ha detto a Impa di tutto quello che hai fatto con un pruna. Probabile. Di nuclei non abbiamo sicuro. Per farci l'upgrade della stasi. No, per niente. Nessuno lo sa cosa ci danno? E siete tutti a dire a fare battute con Impa. Che va bene. Oh, salve, non mi interessa tutto questo. Sarai tipo te che dici, oh no, dove sono le mie galline, vero? È una quest noiosa. Dammele tutte. Non le abbiamo preso. Allora, visto che abbiamo fatto questo, abbiamo pure avuto i suoi upgrade. Potremmo andare a incontrare. Ti dà la tunica del campione. Non ci facciamo un cazzo, la tunica del campione. Andiamo da un'altra fata, vedendo cosa ci richiede per fare gli upgrade dell'armatura. Oppure semplicemente facciamo un po' di esplorazione e vediamo cosa incontriamo nella strada. Perché potremmo anche andare qua alla Torre delle Origini, andare qua e cercare quel ricordo lì. Forse è meglio se facciamo questa cosa qua, già che ci siamo. Vediamo poi cosa succede. Sì, facciamo così. Così incontriamo pure un guardiano e possiamo essere one shottati, dai. Vi rendo contenti. Che non so fare per io, quindi. Se completi tutte le quest secondarie a Calbarico ti sblocca quella dei Sekari. Ah, ok. La tunica del campione è il corpetto più forte del gioco, quindi tanto inutile non è. Sei sicuro? Non è l'armatura ancestrale la migliore? Non mi ricordo così, devo soffrire il naso, scusate. Sapete. Allergia, mi uccide. Ah. Opla. Pian piano senza acqua, senza... Con l'allergia e tutti questi problemi qua, vi vedrete pian piano appassire sulla mia sedia. Allora, di qua c'è il castello. E se non sbaglio... quello lì dovremmo attivarlo. Quello dovremmo attivarlo. E il nostro obiettivo dovrebbe essere in una di quelle zone lì, ne sono sicuro. Di preciso non so quale, però possiamo andarci in ogni caso. Andiamoci. Oh! Riuscirai a finire il gioco in modalità master? Sì, non è un problema. Non ci vuole niente in realtà. Live senza acqua, quindi quanto resisti ancora? Si vedrà. Finché resisto, se no appena non ce la faccio più, vado di là in bagno, che probabilmente l'ho lasciata in bagno e la vado a prendere. Vediamo se questo come funziona di seme Korobu. È bellissimo esplorare e trovarsi queste cose qua così completamente a caso. Che non te l'aspetti e te le trovi in questo modo qua. Ah, non dove bisogna sparare? Ah, merda.
fanculo. Allora. Come cacchio faccio? Come cacchio faccio? Ok. Più difficile del... Dov'è? Cos'altro devo fare? Ce n'è un altro! What? Plot twist! In realtà è facilissimo. Ce n'è ancora? Ma perché? Dove arrivano tutti questi qua? Oh! Non ci vuole niente. Ti dico, la prima volta ho giocato a The Legend of Zelda Breath of the Wild... praticamente, se non per l'inizio del gioco dove non sapevo come funzionava, non sono morto. Iniziando in questo modo qua, conoscendo il gioco e sapendo cosa potremmo fare, non credo sarà un grosso problema. Nonostante siamo in difficoltà più alta. Se poi... Che cazzo è? Ah, ok. Rompi palle. Se poi mi devo rimangiare le parole, ci sta. Però, al momento attuale. Oh, no. Aia. Aia. Via. Maledetti. E non mi lanciate sassi voi. Non vi sembra il modo di fare. Ma statemi lontano. Questi sono gli alberi di... Birch, perché non mi ricordo il nome in italiano. E qua giro dovrebbe esserci comunque il... Dov'è? Di qua. E qua giro dovrebbe esserci il ricordo. In ogni caso poi dobbiamo andare a... ad attivare la torre e quel sacario là, quindi... Ci abbiamo tutto... Betulla, bravissimo. Veniva abete, ma non era abete, quindi... E qua sopra? Oh, salve di nuovo, come va? Tutto a posto? Ta! L'avete scansato con una nonchalance incredibile. Bravi, eh? E dai! Scappate! Oh! Madonna santa! Che simpatia! Incredibile! Beh! Dice che in questa direzione qua, quindi non sto sbagliando. Qua sotto? No. Prendi, prendi. In questa direzione qua. È lontano. Qua c'è la fontana. Là c'è il sacrario. Oh, eccole qua. Fantastico. Ah, ciao, come va? Tutto a posto? Bene, sono contento per te. Grazie mille del disturbo. Sono contento di averti incontrato. Buongiorno anche a voi. Una bomba per voi se volete. Dai. Statemi lontano. Sento un rumore. Ah, ecco. È un cinghiale. Non capivo cosa fosse. Stavo dicendo. Oh merda, mi stavano per attaccare. Cuoranello nei paraggi. Ok, andiamo a prendere altri cuoranelli. Salve. Salve, Krogu. Cosa succede? La vibrazione del mio telefono, che ogni volta è meno forte rispetto a quella precedente, e fa un suono orribile. Dov'è? Di qua. Ah, di qua verso il sacaio. Comodo. Se riusciamo ad avere sacaio e cuoranello in un solo colpo, sono soltanto felice. Tra l'altro mi sono appena ricordato che non ho ancora una cosa per curarmi. Quindi andare in una zona dove so che ci sono dei guardiani non so se è una buona scelta. Dammi un po' di carne, chi se ne frega. Sempre di qua? Sempre di qua. No, forse no. No, ok, là. Là c'è qualche cuoranello e dopo lo prendiamo. Ora però c'è il sacario. E il sacario ha importanza. Salve, come va? Zibari. T'ho preso la testa e me la porto via. Mia. Non l'avrete mai più. È di mia possessione. Giù per terra. Yaka mata. Bel sacario. Saltiamo. Non so se ne hai già parlato, ma cosa ti porta qui su Twitch? Perché ho iniziato a fare Twitch? Perché in realtà è una cosa che mi interessava da un sacco di tempo, fare cose in live. Le persone che mi piacciono, a me piace seguirle. Di cui mi piace i video su YouTube, a me piace seguirle live. E Twitch come piattaforma è meglio rispetto a YouTube per le live, quindi è per questo che ho scelto questa qua.
E l'obiettivo finale al momento non ho ancora nessuno. Lo faccio semplicemente per il divertimento di fare una cosa assieme ad avere finalmente un'interazione a tempo reale, visto che abbiamo una finalmente una connessione buona. Devo spaccare questo coso qua. Va bene. Tac. E colpiamo con questa labarda qua che è un po' rotta. L'ho mancato. Ok. Salta. Ok, va bene. Riproviamoci. Ok. Dai. Un pochino. Consumerò un sacco la labarda in questo modo qua, però era l'unica con cui avevo iniziato a, che avevo iniziato a utilizzare. Ok, forse ho anche fatto un po' troppo. E... ahi. Ottimo. Oh. Oh. Facciamo così. Tac. E così non abbiamo problemi a camminare. Forse posso farlo anche con Glacier? No. Speravo si potesse chiudere con Glacier. Volevo vedere se si poteva fare come cosa, ma non mi sembra. Dai. 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 Oh. Toh. Rimanete tutti bloccati. So che si poteva fare con la stasi, però volevo farlo in questo modo qua perché mi piace. Non me lo faceva fare. Oh. Come va, carissimi? Aia. Il Locon! Il Locon, non volevo bloccare lui, non mi riesco a staccare, fantastico. E vi si ricarica la vita. Benissimo. Benissimo, eh. Benissimo. Benissimo. Aia. Non tira fuori lo scudo. Tira fuori lo... figa di un cane. Ok. Ok. Stanno esattamente... oh, quante me le ho preso. La giusta quantità. La barda da cavaliere sta per rompere. Ecco, si spacca. Posso utilizzare finalmente... non voglio spadone. Katana. Non ho una mano... un'arma... a una sola mano, non mi sembra. Utilizziamo la katana. Ottimo. Quanta vita avete? Quanta vita avete? Quanta vita avete? Sì, ma sul serio? Ok, dobbiamo trovare un'altra soluzione. Così non muoiono. Così non muoiono, così non muoiono. Statemi lontano. Ok. Vediamo se riusciamo a farli cadere sotto. In qualche modo. Riattiviamo sto coso. Riattivati per bene. Dai, giù. Scendete giù, vi prego. Ecco qua, uno è sceso. So che non ci daranno le loro armi, però almeno possiamo ucciderlo in questo modo qua. Cadete. Cadete, non vi interrompete in mezzo. Vieni da me. Vieni, avvicinati. Avvicinati, bravo, bravo, bravo. Oh. E state fermi. State fermi. È un cheat, devi combatterli per bene. Oh. Che cazzo, hanno messo una vita incredibile. Sono. Le mie armi non gli fanno un cazzo e si continuano a rigenerare la vita. Dovrò trovare una soluzione, scusa. Attiva questo. Ok, potremmo utilizzare questo qua forse per combatterli. Con 50 d'attacco forse questo faceva danni. Va bene. Abbiamo un'arma parecchio forte adesso. Oh, quanti oggetti ci sono qua? Questo è uno dei pochi sacari giganteschi. Ci sono pochi di così grandi da esplorare, quindi ci sono parecchie armi da quello che vedo. Dovrei imparare in realtà a fare il parry, però non ho armi che mi permettono di fare il parry. Come tiro fuori l'arma? Ecco, no, questa va posso farlo. No, no. Ok. No, come cacchio si utilizzava lo scudo? Non così. Così. Infatti. Qua non me lo fa utilizzare? Ah no, qua sì. Sono io che stavo cliccando tasto sbagliato. Ok. Va bene. Oh, bene. È il tempo di imparare a fare parry. Così si fanno. Niente.
Quella era, era una schivata giusta. Non l'è stata. Prego. Prego. Oh. No, gli ha fatto un cazzo. Oh mio Dio, non gli facciamo niente con quest'arma qua. Ma stiamo scherzando? Utilizziamo lo spadone da cavaliere? L'ho messo? Ah, no, è spada da cavaliere, non è spadone. Ok. Sparami un raggio laser. No, non vuoi sparare un raggio laser? Va bene. Facciamo così. Ok. Revenge value a caso. Va bene, ok, tutto quello che vuoi. No. Spada da cavaliere si sta per roba. Ah, bene. Un'arma per un nemico? Giusto. Mi sembra corretto. Continuiamo con la katana. Che leva un quinto di quello che facevamo prima, ma va bene. Sì. Buono. Non ci provare. Ok. E iniziamo a combattere. Fantastico. Prossima arma. Perché non la finite tutte e non siamo contenti qua. Dai. Guarda qua. Si vede che è proprio un santuario al mio livello, eh. Dai, così. Aia. Dai. Ti prego. Muori. Muori. Oh, Dio sì! Dammelo! Lancio da guardiano con 10 di danno. Why are we still here? Just to suffer. Sparami un raggio laser, voglio provare a fare un parry per una volta nella mia vita. Stammi lontano! Basta, perché prima li spammavate, adesso non più? Dai! Spara! Spara! Codardo, su via. Dai. Dai. Oh. Non ti faccio danno con le armi, è inutile. Vieni qua all'angolo, così mi stai lontano. Vieni all'angolo, ho detto. Non mi vieni all'angolo. Ok. Sono abbastanza lontano adesso. No, per un cazzo. Va bene. Oh, 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 ok. Ok, ok. Scusi, signor guardiano, può venire? Può scendere le scale, lei? Sì, può scendere le scale. Bravo, bravo, scendi le scale, bravissimo. Bravissimo così, bravo, 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 scendi le scale, scendi le scale. Mi sta seguendo? Dai, seguimi. No. Vieni qua. Ti devo levare dal cazzo in un modo o nell'altro. Seguimi, seguimi, seguimi. Seguimi. Ok, vabbè. Chi se ne frega. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Basta. Non ci voglio più pensare. Che è sta cosa? Ah, questo è uno dei controlli così. Le armi da guardiano fanno più danni a sti cosi. Sì, però non credo che... Cioè, al massimo gli fanno il doppio. E anche se gli fanno 20 non è tanto contro di loro. Come è calibrato? No. No. Sta andando bene. Oh. Ok.
Ok. Devo farlo non troppo forte? Dov'è? Dov'è? No. Più forte? No. Dov'è? Dai! Ok, 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 ce l'abbiamo fatta. È stato un po' difficile, ma ce la facciamo. Ricalibra. No, no. Funzionava proprio per questo che... Proprio per questo rimanevo in quel modo lì, perché avevo capito che facendo così... riuscivo a colpire prima o poi. Nucleo! Siamo già un passo più avanti vicino alla Stasi Plus. Che è buono, molto buono. Di qua dove stiamo andando? Salve. Oh. Ok. Faccio così. Lo lancio in alto. Ok. 3, 2, 1. Fuoco e fiamme. Faccio così? No. Devo farlo dopo? Nel mentre cade? Ok, e devo pure interrompere questa cosa qua. Ok. Capito. Quasi. Dai. Ok. Ci siamo. Dove siamo arrivati? Qua. Che qua, che posto è? Salve. Secondo me si è disidratato e senza occhiali. Vabbè, senza occhiali ci vedo comunque, non è un problema. Gli occhiali più che altro servono per vedere da lontano. Li tengo soltanto quando... Salve, come va? Li tengo soltanto quando... Quando sono stanco e... Voglio... Vederci un attimo meglio. Dai. 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 Colpisci. Ok. Salve, come va? Mi spari raggi laser? Raggi laser. Dai. Dai, quei raggi laser che ti piacciono tantissimo e che una volta sparavi costantemente, ma adesso che c'è una lancia hai deciso di no. No, vabbè. Mi mancava una tua live. Ok. Le faccio lunedì, mercoledì, venerdì. Non penso che un intervallo di un giorno giustifichi una frase del genere. Salve. Così si fa le perre, giusto? Spara al laser. Ci ho provato. Spaccato lo scudo. Però ci ho provato. Vai con questo qua. Ah, ah, ah. Ah, fanculo. Mi si è aperto la stasi per un attimo. Oh. Ok, grazie. Abbiamo capito. Abbiamo capito. Sotto c'è qualcos'altro? Mi è sembrato di vedere un oggetto. Ah, infatti. Oh, soldi. Grazie, soldi. Grazissimo, soldi. E di nuovo. Ok. È stato più difficile del previsto perché i nemici non muoiono, però per il resto erano tutti puzzle estremamente semplici. Se non per quello del dei motion control, ma perché non funzionano. Controlla che qui c'è un diamante. No, infatti l'ho già trovato. Salve. Come va? Matianga. Tutto a posto? Ho un pochino sclerato con un po' di roba, però siamo tranquillissimi, non ti preoccupare. Adesso devo andare a farmi one shottare da un guardiano, quindi preparatevi alla prima morte, perché probabilmente succederà adesso. Non sono un esperto di Zelda, ma non mi ricordavo che il boss finale fosse una torretta con la lancia. Neanche io.
Mi ricordavo che ci fosse un altro personaggio di tipo di nome Gaffondorb. Però sembra che torretta con la lancia sia davvero il pericolo del momento. Dov'è? Di qua? Ah, qua, questo qua, non lo trovo. Wow, ce l'avevo in faccia, non lo vedevo, va bene. Vale la pena combattere voi? Siete bokoblin neri, quindi no. No, semplice. Quando riuscirai a far uscire il video sulla teoria di Kingdom Hearts 3? Cioè, l'ho detto minimo 2 settimane. Ma minimo 2 settimane non significa che tra 2 settimane potete aspettarvelo. Vuol dire che se abbandono tutto quello che sto facendo e mi concentro soltanto su quello, uscirà tra 2 settimane. Per il resto, quello che riuscirò a fare, perché non voglio forzarla a renderlo più veloce del dovuto, però contemporaneamente non voglio spenderci la vita sopra. Sono alla 3ª pagina di scrittura e sono arrivato al punto in cui sto mostrando le prove del perché la teoria ha un senso e del perché si è creata la teoria e perché la timeline funziona in quel modo. Quindi ci vorrà ancora un bel po'. Salve lui, come va? Tutto bene? Tutto bene che mi hai visto? 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 Non provarci. Ok. Mi sono appena comprato Shovel Knight, cosa ne pensi? Shovel Knight è bellissimo, giocatelo. È fantastico come gioco. Non te ne pentirai. Se non sei abituato per i platform, forse la tua prima run potrebbe essere un po' tosta, perché non è un gioco facilissimo. Però è incredibile. Nesk! Piccola offerta per l'acqua. Grazie per i 5 euro. Non ti preoccupare, non devi donare per darmi dell'acqua. Basta secondamente. Basta semplicemente che vado a prendere. Cioè, mi lasci il computer per 30 secondi e vado a prendere l'acqua. Grazie mille comunque. Oh, salve, come va? Loro con un parry muoiono in un colpo? È importante saperla come. Anello grande. Salve, 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 salve. Devo ucciderli per salire la torre? Non credo. Cioè, almeno io non li avevo uccisi per salire la torre. Basta un parry. Ok. Se non muoio per le fiamme, dovrei riuscire a sopravvivere a un colpo. Non devi ucciderli per forza, lo so, però mi vedono molto facile. Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo così. Ok. Se riusciamo a non farci vedere, io ovviamente salgo senza, per ovvie ragioni. Però comunque è difficile farlo. Ok. Dovrei riuscire a sopravvivere un colpo per 0,25. Ah, ah, ok. Ok. Qua mi vede, o almeno mi intravede. Va bene. Stai calmissimo, perché non voglio fare casini con te. Un punto cieco fosse qua, quel lato lì. No, per un cazzo. Il lato cieco probabilmente è questo qua. Ok. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ok, stammi lontano. Stai calmissimo. Ok, punto cieco. Punto cieco, ci siamo. C'è un tesoro là in cima, potremmo andare a prenderlo. Non ci provare, non ci provare. Ok. Qua dovremmo essere abbastanza sicuri ormai. Non dovrebbe essere più un grossissimo problema. Infatti. E anche oggi 0 morti. Forse è meglio non dirlo subito, perché la scorsa volta che ho letto qualcosa in chat e ho detto no, oggi va bene, non è andata bene, quindi meglio evitare. Salve entrambi adesso? Come mai? Cos'è, un episodio crossover?
Forse un colpo resisti comunque. Teoricamente ogni danno del gioco non ti dovrebbe one shottare a meno che tu non hai mezzo cuore di vita. Credo. In teoria. Però so che se è danno elementale molto spesso si bugga e non funziona in quel modo lì. Tra l'altro so che funziona così in modalità normale, non in modalità master. Quindi non ne sono sicurissimo. In ogni caso questo. Se li lanciamo contro il loro laser, però ci danno pure i loro oggetti, che sarebbe carino. Se fossi morto una volta, in realtà, probabilmente cercherei di fargli un parry e fare una fine tremenda. Ma visto che non siamo ancora morti, non voglio rovinarmela così. Ha un quoziente intellettivo bello, esatto. Come mai questo quoziente intellettivo è diventato così... così un meme delle live? Non lo so, però va bene. Tra l'altro, il posto in cui dobbiamo andare è quello. Dalla mappa lo vedo bene. Però il danno elementare di fuoco comunque ti fa morire. È quella la mia preoccupazione. È questa zona qua quella che dovremmo raggiungere, no? Tipo qua c'è una piattaforma. O comunque una zona da cui fare la foto. Dovremmo riuscire a trovarlo. Che è di preciso... Che direzione è? Di là. Sì, ok, di là. Nel frattempo, voi, come state? Tutto a posto? No! Vaffanculo. Ma va a cagare! Basta! Basta, sono lontano! È che volevo salire su di loro. Va bene, niente, peccato. Non ci possiamo fare niente. Salve. Mi state molto simpatici, sapete? Tenete questo qua come regalo. Ecco qua. Posso anche sconfiggervi. Attenzione. Oh no. Ecco qua. Mi piace il corpo che si rimette in vita e si mette per bene. Tanto muoiono in un colpo. Fai un pillar. Per vedere dall'alto. Giusto. Ah, sono i suoi oggetti. Ho paura comunque di andare in quella zona lì, perché anche lì mi ricordo c'era qualche guardiano che ci potrebbe colpire. Quindi, salve. Come va? Tutto a posto, anche voi? Quindi comunque bisogna stare allerta, perché non si sa mai. To. E to. Perfetto. Non metto neanche a raccogliere la roba, perché la faccio troppo spesso di raccoglierla. Perché è così piano? Cosa succede? Link. Oh. Lo scudo si sta per rompere. Devo smettere di fare lo scivolo, perché niente. Ma oggi non usi bluissimo. Non ho ancora avuto una singola occasione in cui devo camminare sull'acqua. Infatti oggi abbiamo già fatto il triplo rispetto a quello che facciamo nelle scorse live. Praticamente è così in realtà. Abbiamo già fatto parecchie missioni. Abbiamo fatto un sacchario. Stiamo andando a fare anche questa cosa qua. E voglio delle mele. Quanto siamo vicini? Sbagliato. Siamo molto vicini. Lancia. Finché abbiamo la necessità di recuperare oggetti, ma adesso lo facciamo. Perché al momento attuale non abbiamo neanche un singolo cibo per curarci, quindi... Così pare controproducente. Quindi è meglio se raccogliamo ogni singola mela, perché almeno abbiamo una risorsa di vita infinita. Forse non tutte le mele, perché sennò ci stiamo 12 ore, però. Comunque. E salve voi. Vi posso cavalcare tra l'altro a voi. Potremmo provarci volendo. Però sarà difficile. Sarà molto difficile, non ce la facciamo. Siamo pure in mezzo ai campi, non abbiamo nessun modo per fregarli. Quello ricordo è molto difficile da prendere, perché c'è un guardiano con le gambe a proteggerlo.
E lui in modalità normale ti distrugge con tre parry. Con tre parry? Ah, salve di nuovo, come va? Tutto a posto? Ah, buongiorno a voi, ecco. Perché comparite costantemente in queste zone qua? È inutile. Ecco qua. Ed ecco qua. Oh no, sono tornati in piedi. Che nemici di merda. Scudo del soldato, questo fa già meglio. Spada del soldato, siamo pieni. Leva la lancia. Te hai qualcos'altro da darmi? Non mi sembra. Ho iniziato a giocare a Magica 2. Non ho ancora giocato a Magica 2. Mi è piaciuto molto il primo, ma non ho mai avuto l'interesse di recuperare il secondo. Non so perché. Forse perché alla fine è un po' ripetitivo. Non so quanto sia innovativo rispetto al primo. Il primo era bello proprio perché era nuovo. È una cosa molto diversa. Non so quanto potrà essere la stessa cosa del 2. Non mi sono informato però, quindi non ho idea. Potrebbe anche essere la cosa più incredibile del mondo. Te. Cosa devo fare? Devo... Oh, forse ho spaccato l'albero e non dovevo? Non lo so, probabile. Vediamo, perché se riesco a fare la foto qua e avere il ricordo senza troppi problemi, lo facciamo. Cos'è Magica? È un gioco per... non so se c'è anche per console, è per PC, almeno l'ho giocato per quello lì, dove sei un mago che può combinare elementi diversi per creare magie differenti. E ci sono una quantità di combinazioni infinite, praticamente infinite, e applicabili in metodi differenti. Molto divertente come gioco. È proprio ghiaccio, fuoco, fulmine, roccia, scudo, vita, arcano e qualcos'altro. E in base alle combinazioni di questi 5, di questi 8 elementi, puoi praticamente creare una magia con 5 di queste cose qua. E in base alla magia, in base a come la applichi, crea una cosa differente. Quindi puoi creare un raggio laser, o puoi creare una bomba che va contro gli avversari, o ti puoi creare un'armatura addosso, o puoi creare uno scudo, o puoi piazzare praticamente delle mine in posizione. È una figata pazzesca. Comunque è qua. Ok. Stammi lontano, ti prego. Finché non siamo nel suo campo visivo, dovremmo potercela fare. No? Facciamo così per sicurezza. Tanto ci siamo. Credo dovrebbe comparire il... Ah, ce n'è più di uno? Ok. Ok, 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 ok. No, ci può fare! Cazzo! No! Maledetti! Pipistrelli di merda, via! Non è il momento. Non ora. Non ti buttare nell'acqua. Dove sei finito? Sono uscito di là. Ok. Si è acceso, si è acceso, si è acceso, si è acceso. Salta! E vaffanculo. Pipistrello di merda. Comunque ci abbiamo fatta. Non ora Batman. Un po' era quello. Pipistrello in mezzo. Eroe di Hyrule, scelto dalla spada che esorcizza il male. Hai dato prova del tuo coraggio e grande abilità nel combattimento. Io ti benedico nel nome della dea Ilia. Attraverso i cieli, le pieghe del tempo o le ombre del crepuscolo, la spada sarà per sempre legata al destino dell'eroe. Prego affinché la dea possa infondere nuova forza in te e nella spada che esorcizza il male. Oh, spada che esorcizza il male. Occe, roccia, ci si preparò al peggio, eh? Da sempre veglio. Eh? Ma che dici?
Non eri forse tu quello che voleva mettere in scena l'antica leggenda e danzare in onore del prescelto? Soltando gli oceani alla ricerca del dorato potere. Sapete una cosa? Per quanto mi riguarda, la principessa ha proprio ragione sul conto di questo ragazzo. Che nuova forza. Che ci vuoi fare? È vero, davanti a lui la principessa... Beh, si sente un po' inadeguata. Pensate una porcata gigantesca. RIP copyright. Comunque non c'era il copyright su... sulle vecchie... colpi per starlo dietro. Sul... su quei filmati lì, perché li ho già caricati su YouTube e non l'ho avuto. E credo di sapere il perché. Perché Nintendo ha cambiato delle loro regole. E adesso praticamente nessuna host o soundtrack di Nintendo è più sotto copyright. Quindi non mi è stato più claimato il video. E da qui in avanti potremmo anche ascoltare... canzoni Nintendo di sottofondo, perché in passato quando venivo non potevo neanche mai utilizzarla quasi mai, almeno durante i video, perché erano sotto copyright. E adesso hanno cambiato la loro policy e quindi sono al pari con il resto del mondo. Sono finalmente... Dove cazzo? Ti prego. Ok. Io mi teletrasporterei via, Non so voi, ma io non resto qua. Non me ne frega niente. Ah, bello poter ascoltare le host. Un po' come Kingdom Hearts... Ah, no. Quello è un peccato. Cioè, molta musica di Kingdom Hearts non è claimata, però, ad esempio... Vabbè, le opening sì, ma quello le capisco, perché non è gestito da Square Enix. È di Ikara Utada, come si chiama lei, che è una pop star giapponese, quindi... Sono canzoni di una pop star giapponese, quindi non, è un discorso differente. È strano che comunque alcune canzoni della soundtrack di Kingdom Hearts comunque siano claimate. Perché se non sbaglio il tema di Roxas, se non sbaglio, è claimato. O comunque c'è qualche tema che è sotto copyright. Anche quello di inizio gioco, come si chiama? Non intendo le opening, intendo... Come si chiama? Mi vengono in mente ogni singolo nome delle opening, ma non è quello. Non è Lazy Afternoons. È... Dearly Beloved, bravo. Porca vacca, non mi veniva in mente. Dearly Beloved, se non sbaglio, è claimata. Oh, ok. Che cazzo è successo? Venendo in contatto con i ricordi della principessa, anche tu hai cominciato a recuperare la memoria. C'è qualcosa che devo darti prima di dimenticarmene. Ah, sì, c'ha parecchia difesa. Ok. Questi sono i tuoi indumenti, che la principessa aveva affidato a me. Soltanto una maglietta. Ah, ecco, vedi che Zelda c'ha... Molto furba, c'ha soltanto una maglietta. Non ci dà né pantaloni né cappello. Furono creati appositamente per te quando diventasti un campione. Trattali con cura. Thanks. Tanto questa armatura qua non ha upgrade, quindi... possono andare bene. Ma siamo sicuri che siamo più forti dell'armatura ancestrale? Hai recuperato la memoria, ma solo... in parte. Ogni volta che vengo qua qualcuno rinizia ed è bellissimo. La cosa che ti piace di meno di Breath of the Wild: il sistema di combattimento. Il sistema di combattimento è facilmente rompibile, non è divertentissimo, è troppo basato sui numeri. C'è un po' di problemi. Il fatto che le armi si rompano punisce un certo tipo di giocatori. C'è poca varietà nelle armi, c'è poca varietà negli nemici. Ci sono parecchi problemi nel combattimento in realtà. Tanto che vengono tutti compensati dal fatto che al momento attuale è il miglior gioco di sempre a livello di esplorazione. E il gioco è figo e lo giochi per l'esplorazione, non per il combattimento. Che è un peccato comunque, perché sarebbe figo avere un gioco con tutto perfetto, però... Si vedrà. Io spero che facciano appunto un Breath of the Wild, Legend of Zelda Breath of the Wild Majora's Mask Edition. Esattamente come l'hanno fatto in passato, dove Majora's Mask è stato rilasciato 2 anni dopo
il tempo di sviluppo del gioco durava 9 mesi, perché appunto avevano utilizzato lo stesso engine e i stessi asset di Ocarina of Time. Spero che facciano la stessa cosa per Breath of the Wild, perché sarebbe uno spreco gigantesco buttare via quei 4 anni di tempo che hanno speso per fare l'engine di questo gioco qua, per dire no, facciamo una nuova cosa diversa. Spero che facciano un nuovo gioco con questo engine qua, in un nuovo mondo, dove cercano di mettere a posto qualche minima cosa del gameplay, perché non mi aspetto che cammino tutto, però. Cosa mi serve qua? A posto. Ci abbiamo già la roba. Vai così. Grazie del bacino. Tunica del campione. No, siamo a posto. Sì. Ok. Ci vediamo. Grazie. Questi versi. Vicino alle... All'ora è così. Allora, dov'è? Questa qua. Usa. Wow, come siamo fashion. Siamo davvero incredibili al momento attuale. A questo punto potremmo andare a cercare le altre fate, perché avere armature con più difesa sarebbe molto carino. Non so se potremmo fare gli upgrade, e non credo abbiamo abbastanza soldi per... No, forse adesso sì, abbiamo trovato un diamante, quindi penso di sì. Quindi forse potremmo andare a cercarle. E se non sbaglio, una era in questa zona qua. So che una è qua. So che una è qua ed è quella finale. E so che una è nel deserto. E il deserto è qua in fondo? O è qua in cima? Qua in fondo. Quindi... Vediamo. Se non sbaglio. Non so. Questo non è niente. Questo non è niente. Vedo se ci sono i Korugu là in cima. Korugo, come cacchio si chiamano? Tra l'altro dobbiamo trovare una soluzione per combattere i nemici, perché al momento attuale ho soltanto un'arma con 50 di danno, e sicuramente quei guardiani lì che ho combattuto con un'arma con 50 di danno gli avrebbe fatto abbastanza danno a sconfiggerli. Però al momento attuale ogni singola arma che utilizzavamo contro di loro, cioè dobbiamo consumare tipo 3 armi per un singolo nemico, ed è un po' ingestibile come cosa. Quindi dovremmo trovare una soluzione anche per quello. Come va te? Visto che mi vuoi attaccare così tanto, voglio... Un regalino? Domani non vedo l'ora di iniziare a giocare a Breath by Sleep. Stai giocando tutta la serie di Kingdom Hearts? Se sei a Breath by Sleep sei al sesto gioco. Quindi... Sesto? Sì, tecnicamente sì. Salve cavalli, come va? Volete correre un po' a giro? Te, come va? Toh! Oh, è così che si caccia. E quello? È la montagna? Ah, sì, è la montagna. Ok. Non è inutile andarci là, soprattutto adesso. Si possono domare i cavalli? Yes, ovviamente. Boh. Guardate come spacco il... Come spacco lo scudo. Fantastico. Link, tirati su! Ti hai fatto pure calciare, incredibile. Ok. Volevo salire su un attimo, su uno di loro un attimo per mostrarlo, però. Non sono un granché a salire sui cavalli. Ok. Che cazzo ci fa quello lì? Scappa subito. Scappa subito. Che cacchio ci fa quello lì? No, ti prego. C'è un sacaio là. Andiamo al sacaio. Che cazzo ci faceva quello là in mezzo? Porca vacca, mi sono cagato addosso. Vediamo se questo sacaio è una
una fortuna migliore rispetto a quello precedente, perché l'ultimo con i guardiani non è andato molto bene. Forse questo qua può andare un attimo. Salve. Ah, mi fa pure vedere la vita dei nemici questa armatura qua. Non mi piace. Giavellotto, ok, niente di particolare. Grazie mille. Ma non ci serve. Facciamo il sacchiare così abbiamo un buon upgrade e basta. Dai. Ok. Sapete dove si trova il corno di Firodra? Firodra è il drago. Non fare male ai miei fiori. Non ti preoccupare. Firodra è il drago di fuoco, se non sbaglio. E si trova vicino a una zona con l'acqua. C'è un fiume e credo un ponte là. Quindi dovresti trovare quel drago lì e colpirlo con un arco, se non sbaglio. Se non ricordo male. Ho piantato tutti i fiori qua attorno a Sakaira. Fa attenzione a non calpestarli. È il puzzle, cioè il labirinto di fiori. Che cosa incredibile questo labirinto. No. Oh no, come si fa? Salve. Se avessi il vento di Revali, come che si chiama, potremmo volarci sopra. Volendo. Però no, facciamo così. Ah, salve. Come va? Wow. Fammi prendere quello. Fammi prendere quello, fammi prendere quello. Yes. Curanello grande. Non ci provare. Ma non li ho calpestati. So che non è una buona scusa perché li ho fatti esplodere, però non li ho calpestati. Maledetta. Facciamo così. Vediamo se funziona. No! Non mi ha saltato. Sì, ho capito che li ho calpestati, va bene. Ah, ho trovato tre di Fiodre, ma non so come ottenere il corno. Forse dico, non lo so. Quello così preciso non ho idea. Penso che comunque riguardi lui. Penso che comunque riguardi lui. Sono scivolato e non so come. Voglio provarci una volta per bene. Se non funziona, chi se ne frega. Firodra è quello elettrico. Firodra è quello elettrico? Sul serio? Ma che merda. Dai. Ed ecco fatto. Guarda qua che ci sono due fiorellini in mezzo apposta per farti fregare. Iroira, sei un santuario stronzissimo. È incredibile. Non capisci i fiori, vabbè. Questo è incredibile. Devi prenderlo sul corno che è davanti alla testa. Ok. Quindi nel caso in futuro ci sarà, dovremmo fare quella cosa lì. Dovrei tenermela a mente anche io quando ne avevo bisogno. La giostra alla deriva. Volevate un pochino di bluissimo? Eccomelo qua. Wow. Questo errore qua mi succede fin troppo spesso. Non di nuovo! Ok. Sali su. Sali qua. Sì, lo so che c'è piattaforma, ma chi se ne frega. Ormai abbiamo fatto così. E buona. Dio santissimo! Dio santissimo! Dai! Devo aspettare un secondo. Sento che mi aspetto che lui possa farcela salire. Però non ce la fa. Perché sei stupido, Link. Quello posso prenderlo con il Glacier? Sì. Se non è il magne... Come cazzo si chiama? Top. Opale. Dai, così. E ci siamo. Quell'oggetto là. Non posso prenderlo in questo modo qua, quindi bisogna fare in questo modo. Ok, se faccio così, scusa, si rompono? No. E allora? Che servono queste bombe qua? Ah, se voglio fare esplodere quella cosa lì. Va bene. Va bene, non è un problema. Ci sono dei puzzle comunque che sono mostruosamente facili, altri che sono dei casini incredibili. Non capisco questi doppi standard strani. Dove per alcuni devi avere una difficoltà incredibile di puzzle, le altre invece sono la cosa più semplice del mondo. Questo non era neanche un puzzle, ad esempio. Questa è una passeggiata.
E non è nel tipo, non del tipo, è così facile che è una passeggiata. No, è proprio una passeggiata, semplicemente ho camminato sull'acqua con lo strumento per camminare sull'acqua. Firodra è quello elettrico, Oldra è quello di fuoco e Neldra è quello di ghiaccio. Firodra non è quello di fuoco, quindi è un problema di partenza. La tua versione di Dearly Beloved preferita? Kingdom Hearts 2 probabilmente. Però c'è quella di Union Cross che è molto carina. Volevo acquistare Slime Rancher, me lo consigli? L'altro giorno c'era gratis sull'Epic Game Store. Se te lo sei perso è un peccato perché c'era proprio gratis. Sì, va bene, mi dice non pestare i fiori. Te l'ho detto così tante volte. E non rompermi le palle. Ok, va bene. Ci siamo. Credo che possiamo chiudere la live. Abbiamo fatto abbastanza oggi. Fallo di nuovo. Ok. Mi hai messo nello stesso punto di dove ero partito. Buono. C'è un sacchetto qua vicino. Perché non ci andiamo? Un po' di bluissimo oggi serve, dai. Finalmente dobbiamo camminare in mezzo a un fiume, quindi abbiamo finalmente la nostra occasione. Anche se forse posso semplicemente camminare. Posso semplicemente camminare. Non serviva. Ancora? Come ancora? Succede qualcos'altro se continuo? Perché posso continuare, però non mi sembra molto molto simpatica come cosa. Come continua? Sul serio? Succede qualcos'altro? Ti ammazza, curati. Ok. Ah no, semplicemente che succede. Stavate cercando di uccidermi? Ah, stavate cercando di uccidermi, bastardi! Ecco perché mi avete fatto fare di nuovo. Infatti mi sembrava fossero scesi i cuori prima in realtà. Ok, siamo vivi. Gavia coraggioso. Che bello, non pensavo mi potesse uccidere lei. Avevo visto prima di aver perso qualche cuore, ma non pensavo tre. Tre è tanto, eh. Se la fai altre tre volte senza curarti succede una cosa bella. Basta una. Oh, i miei glacier, dove sono finiti? Wow. Wow. Ehi.
Dai. Maledetti che volete farmi morire in questo modo qua. Se devo morire, almeno fatemi morire in un qualche modo sfigato, non semplicemente perché mi avete fregato con una cazzoline. Su, via. Voglio aspettare che arrivi la mia sfiga solita, dove tipo mi esplode lo scudo contemporaneamente e rimango bloccato in mezzo alla montagna perché inizia a piovere nel mentre rotolo giù dalla montagna, quindi slitto ancora più in fretta e cado di faccia sopra un guardiano che mi fa esplodere. Se no, no. Oh. Tipo, ecco qua. Vuoi smettere di rompere i miei scudi? Però è divertente. Quando piove c'è l'erba, vai molto veloce in realtà con lo scudo. Non tantissimo adesso perché siamo completamente sul piatto, però. Dove sono i guaranelli? Sono di qua. Saranno là in mezzo alla foresta. Tanto morirà ancora in un modo ancora più stupido. No, su, via. Non posso morire in un modo più stupido di quello. Va bene. Wago Kata. Perché vogliono tutti che muoia? Perché non sono ancora morto. E l'ho fatto notare, quindi adesso tutti vogliono che io muoia. Se vai al centro della mappa troverai un guardiano d'oro. C'è davvero un guardiano d'oro? Il ponte di metallo. Ah, devo salire là in cima con con queste qua. Ok. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Ambra. Allora. Non mi ricordo quale metodo qua per vincere, sinceramente. Se non per un metodo molto più stupido di quello che ti richiede il gioco. Quindi mi sa che faremo quello lì. Se non sbaglio, una buona idea di come si può rompere sto puzzle qua. Che anche in passato l'avevo fatto in questo modo scorretto. Che cacchio di suono era? Non ho fatto niente. Che tipo dovrei fare un mezzo punto utilizzando quelli lì, però buono. Facciamo così e chi se ne frega. Prendi quello sotto. Se riusciamo a farne due assieme risparmiamo un po' di tempo. No, niente. Caduto proprio fino in fondo, ma dai. No, torniamo un attimo indietro. Vai così. Fatelo cadere in testa. Oh, ma... No, è scivolato via troppo lontano, ma mi sembra... Ma dai. Va a cagare. Dai, perché? Che odio. Game over morale. Sì, ma non è possibile. È scivolato ed è saltato nel punto più lontano possibile. Non ci arrivo. Dai, così. Dai, così. Ok. E adesso facciamo piano. Non cerchiamo di prendere delle scorciatoie, perché come abbiamo visto le scorciatoie purtroppo non funzionano mai. O almeno a me. Ok. Vieni qua in cima. Non è stato in cima troppo in fretta, quindi adesso abbiamo questo coso. Prendilo. Oh. Oh. Ok. Toh. Come stai? Tutto ok? No, c'ho un... No. 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 Niente. Andiamo qua in cima e se non sbaglio, se semplicemente prendiamo il paracadute fino là in fondo dovrebbe funzionare. Credo. Se lo spostiamo forse un po' più avanti sarebbe una buona idea. Perché si sta muovendo in quel modo? Si è incastrato! No! 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 Ok. Ok. Ora cade. Ora cade, sì. Perché non è possibile. Si è incastrato su non so cosa. Perché non si stava incastrando. Boh, non so.
Dai, ce la possiamo fare. Ok. Ci siamo. Buono. Buono. Fallimenti morali più 13. Buono. Sono contento. Toh. Non so neanche quale fosse il puzzle. Forse facendo soltanto il puzzle in un momento ci avrei messo anche di meno. A che ora stacchi? In realtà probabilmente adesso. Siamo qua in realtà da un bel po' di tempo. Stai morendo di sete. Non più del solito. Di solito di più. Live di mezzanotte? No, no, no. Perché se c'ho ancora un pochino di tempo stasera voglio continuare a scrivere video. Almeno ce l'hai fatta. Azzurra, ce l'abbiamo fatta. Che ti devo dire? È stato un po'... Non lo so, forse fare il puzzle normalmente ci avrei messo molto meno tempo, però... Non ci posso fare niente io. Come va? C'aveva un nome con la C, Gaston, ecco. Mi veniva Clappetley, però non era Clappetley. Chi si rivede? Sì, mi sono perso, va bene. Sentito della gente dello stallaggio qui, che qui siamo a Hyrule Centrale. Picciu! Allora il bosco di Kurogo è tanto tanto più a nord. Beh, visto che, che ci sono, resterò qui ancora un pochino. Ah, un attimo. Sniff, sniff. Perché sniff, sniff, si legge sniff, sniff. Che odorino, dei semi Kurogo. Sei riuscito, ti sei fatto dare i semi Kurogo dai figli del bosco. Facciamo qua degli scudi, però sarebbe comodo adesso. Un seme, dai. Rei da Pepo? Se me lo ricordate, sì. Tendo a essere un coglione e non ricordarmi niente, quindi se me lo ricordate, sì. È diventata grande la borsa degli scudi. Wow! Fammi anche la borsa delle armi, grazie. Visto che con tre armi sconfiggo un solo nemico. Quindi sarebbe meglio aumentare il numero di armi che mi posso portare dietro. Saltiamo stavolta. Invece che comunque c'è il pop. Vuoi ancora qualcos'altro? Oh, posso qualcos'altro? Facciamo un'altra volta gli scudi allora. Finché me lo fa fare, se riusciamo a utilizzare anche tutti i semi Kurogo, va bene. Abbiamo già 6 scudi adesso. Può starci. Visto che li consumo con il surf. Facciamo quella delle armi. Certo. Inizia la festa, va bene. Bene. Stavolta non se ne va? Allora continuiamo così. Buono. Forse anche degli archi dovremmo fare? Una volta gli archi lo possiamo fare, dai. Allargati solo quella delle armi. Uno o due upgrade anche per le altre, va bene, dai. Se mi costano un seme, che se ne frega. E in base alla borsa che gli facciamo upgradare, cambia pure il colore del ballo. Facciamo soltanto adesso... Sì, va bene, va bene. Eh? Che? Che? Io penso di ricordare come si ritorna al bosco di Kurogo. No! Forse ci torno adesso, no, non mi sta aspettando. No! Momento in cui voglio di nuovo fare l'upgrade della borsa, niente. È uno zenzero immenso. Sì! Wow! È uno zenzero immenso. Incredibile. Salve te. Te sei quello che ci dà le quest del... Delle cose da trovare. Una fontana radiosa qua vicino? Ce ne dovrebbe trovare essere una nei pressi del villaggio Calvarico. No, l'ho già trovata quella lì. Ma allora? Ma scusa. Ma che merda. Quella che ho già trovata è... mi indica lì, vabbè. Non è un problema. Che cosa mi dici di questo? Vediamo un po'.
Sembra stato il castello che si vede a nord di qui è il castello di Hyrule, e si narra che fu distrutto un secolo fa. Ogni tanto mi ci sono avvicinata perché ci sono un sacco di armi ancestrali e altri tesori da quelle parti. Tra le altre rarità ci sono anche le famose armi da guardia reale, una serie di fattura eccellente. Lo so. Si tratta di oggetti molto ricercati dai collezionisti, mi piacerebbe poterne ammirare qualcuna. Ma fin da quando è apparsa quella strana nebbia, quel posto è infestato dai mostri e da quei micidiali macchinari. È diventato troppo pericoloso avvicinarsi, anche di soppiatto. Se fossi in te me ne terrei ben alla larga. Ok, ti portiamo un'arma regale in futuro. Oh. Sembra Krogu. Ci riusciamo a trovare anche questa rapa a cuore. Sono contento. Perché non attivo? Ah, è qua. Ah, non lo vedevo. Oh, e sali. Dai, ci vado vicino. Ok. Merda. Ok. Ferma sto suono. Quale suono? C'è un suono strano? Ah, il pin pin. Ah. No, devi abituarti, è comodo in realtà. So che può essere un po' fastidioso, però è fondamentale. Non posso, non c'è un'opzione per levarlo, per levare il rumore, purtroppo. O almeno non credo. Là c'è un sacchetto, quindi facciamo questo qua e poi chiudiamo. Non ci provare. No. Stammi lontano. Oh. Quindi niente morti neanche oggi. Oddio, adesso se riesco a fare il sacrario. Che dove ho visto? L'ho perso di vista. Salve. Dov'è il sacrario? L'avevo visto in questa direzione qua, ma non so più dov'è. Ah, è quello? Ah, è questo, ok. Trovato. Notte! Sì, anche noi adesso finiamo tra poco. Quindi se qualcuno se ne vuole andare prima, un attimo prima, non è un problema. Intanto facciamo un sacrario e poi concludiamo per oggi. Che adesso ci abbiamo... quanti ne abbiamo? Dove si vede? Non lo so dove. Comunque dovremmo avere 3 emblemi del trionfo. Quindi con questo quadro dovremmo essere a posto per avere l'ultimo emblema che ci permette di avere un altro upgrade. E un altro upgrade non sarebbe per niente male. Salve anche voi. Qualche minerale può essere utile. Vai così. Tieni qua. E wow, quanta intelligenza. Incredibile. Non scappare, Ambra. Prendiamo anche questa. Ok, altra Ambra e altra saltaggetta. Sì, ma dove siete voi? Salve, come va? Tutto a posto? Non me ne frega niente. Entriamo qua dentro, non importa. Come si chiama sto posto? Vashiriako. Non te ne pentirai. Dai. Ultima prova, sperando che non sia una prova di forza. Vediamo come ce la caviamo. Il vento mostra la via. Ah, non è una prova di forza, ottimo. Prova, quindi devo fare così. Ok. Funziona così. Ottimo.
Easy. Allora, qua non mi sembra di avere molte altre opzioni, quindi si fa così. Qua c'è un'altra ventola che ci porta là. E abbiamo fatto. Questo è il puzzle? Stiamo scherzando? Wow. Ma che sfiga. Che cacchio di sacrario è? Non è neanche... Cioè, questo dovrebbe essere l'introduzione della meccanica e poi dovrebbe essere riprodotta questa meccanica qua in un puzzle più difficile per poi avere un twist sul puzzle e poi avere un finale. Così che resti un santuario, un sacrario divertente, particolare e sensato. Questo è... Entri, capisci la meccanica, sei uscito. E dai! Sul serio? Cioè, è base di game design fare un... Non lo so. Non lo capisco. Tra l'altro, cosa devo fare per raggiungerlo più in fretta? Devo lanciarmi da più in alto? Non credo cambi molto. No, no, è semplicemente una pessima idea. È più difficile prendere quel coso lì, però potrebbe essere semplicemente perché salto male. Come posso fare per saltare più lontano? E questa volta ha preso. Va bene. Semplicemente bisogna attaccarsi un po' meglio. E non è neanche un grandissimo premio. Va bene, grande puzzle. Non funziona la calamita con quella chest? Non mi sembra. No. Non aveva quell'aspetto lì. È più metallica e più facile da riconoscere quando c'è quell'aspetto. Quando la puoi prendere quella calamita. Vai, ci siamo. Riposiamo, riposiamo. Prendiamo questo emblema qua e siamo a posto. Questo è uno dei primi sacchiari. Sì, però comunque non esclude quello che ho spiegato io. Perché anche una persona che ha iniziato il gioco, se gli presenti la meccanica, ci crei un puzzle, fai un twist sul puzzle e quindi cambi, ribalti le aspettative del giocatore e poi crei una conclusione, va bene che sia inizio o fine gioco. È semplicemente un... non cambia. È semplicemente quello. Quindi non lo so. E purtroppo in questo gioco qua ci sono ogni tanto sacchiari del genere che non sono ben... Per quanto qui live, now. Faccio salvo così con voi, perché tanto la prossima volta probabilmente rinizieremo qua. A posto. Ci mettiamo in questa schermata pieno di me. Che è un metodo pessimo per dirlo. Guarda, se volete facciamo anche un raid a Pepo. A meno che non avete un consiglio di qualcun altro da fare il raid. Volendo posso pure fare... Aspettate. Mi dà fastidio che faccia il counter dei fallimenti e delle vittorie morali? No, lo farei anche sullo schermo se sapessi come farlo. Sabaku ci riproviamo. No, data così male con Sabaku. Che è meglio evitare. Facciamo il raid a Pepo? Che tanto la scorsa volta non mi faceva vedere lo schermo di Pepo. Non so perché era una schermata nera. Fatemi vedere se anche oggi è così. Perché se anche oggi è così allora non facciamo il raid. Perché vorrei un minimo sapere cosa succede. Quando lo facciamo. Io sono arrivato adesso. Mi dispiace. Ok. Vediamo se ce la fa.
che al momento attuale lo schermo è bloccato sulla pubblicità. Ok, è partita la pubblicità. Quindi potremmo farlo a lui in realtà. Facciamo raid aperto. Visto che questa volta lo vedo lo schermo. Raid. Evo. Vabbè. Live. Ok. Toh. Se volete far parte del raid, per il resto. Oggi abbiamo fatto un bel po' di roba. Vi ringrazio per essere stati qua. Tra l'altro c'erano più donazioni anche della scorsa volta. Quindi vi ringrazio molto per quelle. Basta. Ciao a tutti. Ci vediamo venerdì con la prossima live. Che tanto ho messo pure nelle cose sotto la live. Ho messo un nuovo coso per far capire meglio quando ci sono le live. Vabbè, non importa. Andiamo a fare raid. Dico questo.